settimo incontro del nostro ciclo dedicato alla storia di Roma attraverso 10 romanzi dall'inizio dell'Ottocento fino agli anni 60 e 900. E questo è il talk a cui tengo di più, che è la storia di Elsa Morante. Come al solito c'è una prima parte dedicata al profilo biografico dell'autrice, il suo ruolo nella letteratura e il rapporto con Roma. E poi la seconda parte la dedicheremo al romanzo, alla stesura e soprattutto andremo a delineare qual è la Roma, descritta appunto nel romanzo La storia del 74. Ora, Elsa Morante, io ci tengo tantissimo anche perché chi mi conosce lo sa, io l'ultimo anno l'ho consacrato allo studio di Alberto Moravia e di Elsa Morante, quindi io in realtà ho cercato di ridurre un po' la parte biografica per dare più spazio al romanzo, non credo di esserci riuscita, quindi questo significherà che il talk durerà molto. Se andate via prima, non vi preoccupate, lo capisco, poi si potrà recuperare con la registrazione, però parliamo di un romanzo piuttosto monumentale e corposo, quindi ci saranno cose da dire. E Elsa Morante, che citando un'intervista di Natalia Ginzburg nel 1988, è uno dei grandi scrittori del nostro secolo. Lei dice scrittore, non scrittrice, perché Elsa Morante avrebbe preferito così. Perché uno quando scrive scavalca il proprio sesso, cioè lo conserva ma lo scavalca. È difficile da spiegare, essere una donna per uno scrittore è come essere triestino per Svevo, cioè è nelle radici del suo scrivere, ma è anche qualcosa che va oltrepassato. Elsa Morante infatti si autodefiniva un poeta, o meglio un poeta del romanzo. Per lei la distinzione che si soleva fare tra scrittori e scrittrici risente ancora della società degli harem. E possiamo dire che nonostante Elsa Morante rigettasse qualsiasi tipo di femminismo organizzato, perché costituito in realtà col suo modello di vita di donna autonoma, indipendente, in realtà è incarnato uno spirito femminista. E lei infatti è un personaggio unico al quale di cui io mi sono totalmente folgorata, perché è una donna, noi oggi andremo a delineare il profilo di una donna estrema, anarchica, severa e passionale, una donna sempre controvento e controcorrente. Elsa Morante sembrava appartenere a un altro mondo, a un'altra epoca quasi primordiale. Citando Cesare Garboli, che era un suo grande amico e che poi redigerà anche, diciamo, la biografia più autentica, lui dice: non si sa da dove venga Elsa Morante, è fuori da ogni regola, estranea a qualsiasi tradizione consacrata del Novecento. E effettivamente, allora, siccome io sono stata una nerd da sempre, io al liceo, oltre al mio libro di letteratura, ne ho comprati altri due. Beh, se andiamo a vedere dove è posizionata in questi libri Elsa Morante, in un libro è nel capitolo delle narratrici, in un altro libro è un capitolo autori fuori linea insieme a Carlo Emilio Gadda, in un altro libro praticamente in realtà elenca gli autori, quindi al di là delle varie correnti, Elsa Morante, poverina, è dedicata solo mezza pagina, che sbiadisce a confronto delle 20 pagine dedicate a Moravia. E effettivamente Elsa Morante per lungo tempo è stata quasi dimenticata, nonostante sia la più grande romanziera del Novecento. Per fortuna, diciamo, questa memoria ora è stata totalmente ripresa. E quindi ora, come dicevo prima, rispetto a Moravia, fondamentalmente ora Morante gode di un successo molto più alto. Ora, questo fatto di non essere collocabile effettivamente esprime il suo essere artista libera, autentica, al di fuori di tutte le correnti letterarie. Lei era fedele solo a se stessa, solo alle sue idee. Tant'è, basti vedere, lei pubblicherà solo 4 romanzi nella sua vita. Basti vedere che lei nel 1947 pubblica il suo primo romanzo, Menzogne e Sortilegio, che è un libro che nella piena stagione neorealista invece parla di menzogne, sortilegio, di questo mondo ottocentesco, magico. E invece nel 1974, nella piena temperie delle neo-avanguardie, ripropone un libro dai temi neorealisti, quali la storia, riprendendo degli eventi che erano accaduti 30 anni prima. Questo, che cosa ci racconta? È una grande personalità, è appunto quello di essere al di fuori di qualsiasi giudizio, di qualsiasi corrente. Ma passiamo appunto alla parte biografica che io ho ricostruito tramite questi 3 libri, Cesare Garboli già citato, questa bella biografia di René Descartes che ha realizzato anche un'altra corposa biografia di Alberto Moravia e poi questo libro che già vi ho citato nel talk di Moravia che si chiama Morante Moravia, che è molto bello perché va proprio a indagare nelle pieghe anche delle pieghe umane, emozionali di questa relazione. E il libro dice, li chiamavano Morante Moravia, tutto attaccato, come se
se fossero un'unica entità, sebbene fossero totalmente diversi. Ora, Elsa Morante disse in un'intervista, Enzo Siciliano disse: la vita privata di uno scrittore è pettegolezzo, e i pettegolezzi, chiunque riguardino, mi offendono. Ora, non ce ne vorrà la Morante, ma purtroppo un po' di biografia la dobbiamo fare di Elsa Morante, non per fare pettegolezzo su di lei, ma l'abbiamo visto nei talk precedenti. Raccontare la biografia di un autore significa anche illuminare, no, su quel vissuto che poi ha influenzato la sua opera letteraria. Poi in realtà non è neanche facile ricostruire in modo completo la biografia di Elsa Morante, perché lei, diversamente da quello che fa Alberto Morave, in realtà ha mostrato sempre grande ritrosia a raccontarsi, a rilasciare interviste, spesso inventava anche gli aneddoti, quindi diciamo abbiamo delle informazioni a volte incomplete. Ma partiamo proprio da una sua nota autobiografica, diciamo, una sorta di poesia autobiografica. Nacqui nell'ora amara del meriggio nel segno del leone, un giorno di festa cristiana. Nasce infatti una domenica, il 18 agosto del 1912, e nasce da Irma Poggibonsi, che era una maestra elementare di origine modenese e ebraica. Chiaramente alla figura materna si riaggancia la protagonista della storia, Ida Ramundo, e da Augusto Morante, che era l'istitutore siciliano, di origine siciliana, istitutore del riformatorio femminile Aristide Gabelli. Tant'è che, allora, molti fanno risalire la nascita di Elsa Morante nel Rione Testaccio. De Secatti invece sottolinea che lei in realtà nasce in Via Nicia 7, nel Rione Trastevere. Ovviamente, il Rione Trastevere, vi dovete immaginare, molto popolare, molto diverso dal Rione Trastevere attuale. E poi, solo nei primi anni di età, si spostano in un altro rione popolare, appunto il primo rione operaio, che è quello del Testaccio, quindi in Via Amerigo Vespucci. Quindi in due luoghi molto vicini al luogo di lavoro di Augusto Morante, che era appunto questo riformatorio femminile che si trova qui all'Istituto San Michele. A via Amerigo Vespucci, oltretutto, che è venuto con noi nei vari tour del Testaccio, vediamo che il comune di Roma ha dedicato delle targhe a Elsa Morante. Questa targa esterna, che io trovo molto bella e anche esemplificativa di quello che è stato il senso della letteratura di Elsa Morante, ovvero un profondo sentimento del dolore, un dolore che è proprio sottintende tutta la vita e l'opera di Elsa Morante, una viva complicità con gli umili. L'arte e la vita di Elsa Morante è sempre dalla parte degli ultimi, dei più umili, dei bambini, dei subordinati, degli sconfitti, e poi una mente visionaria capace di trasformare la storia in mito, la vita in favola crudele e misteriosa. E forse la cosa più potente della letteratura di Elsa Morante è quella di raccontare la realtà, ma una realtà trasfigurata attraverso appunto una mente visionaria, attraverso la favola, attraverso la fantasticheria. All'interno, nel cortile, quindi entrando in questo palazzo, troviamo un'ulteriore targa affitta alla Casa dei Bambini, che si trova appunto all'interno di questo caseggiato popolare del Rione Testaccio, che cita una nota poesia alibi di Elsa Morante, Solo chi ama conosce, e che ci racconta poi cosa è in realtà importante per Elsa Morante. Per Elsa Morante sono importanti solo due cose, e a queste due cose voterà la sua vita: una è l'amore e una è la letteratura. Ci sarà una terza casa, diciamo, vari anni dell'infanzia lei passerà via Amerigo Vespucci. L'ultima casa è questa via Camillo de Lellis a Monteverde Nuovo, quindi sempre rioni piuttosto, quartieri piuttosto popolari. Casa che sarà l'ultima ad abitare insieme alla famiglia, che poi famiglia che lei abbandonerà all'età di 18 anni, quando deciderà di vivere in modo indipendente. Primogenita di quattro figli, in realtà i figli sono cinque: un fratello Mario morirà appena nato, eccoli qua, Aldo, Marcello, e la sorella più piccina Maria. Una famiglia che in realtà sulla quale gravava una grande menzogna.
una grande menzogna che venne svelata in modo prepotente, violento all'improvviso dalla madre, Irma Gibbons, ai figli, quando questi erano tra l'infanzia e l'adolescenza. Elsa Morante lo scoprì tra i 12 e i 14 anni. Qual era questa menzogna? Che loro non erano i figli biologici di Augusto Morante, ma di Francesco Lo Monaco, ovvero quello zio Ciccio, impiegato postale calabrese, che faceva visita periodicamente in casa Morante. Il motivo, Imma Bongibonsi lo spiega ai figli, perché il loro padre in realtà era impotente, e pur di mantenere questa moglie dentro casa, acconsentì praticamente che la moglie tenesse una relazione parallela e ci facesse dei figli. Poi c'è De Secatti che insinua la possibilità che in realtà Augusto Morante non fosse impotente, ma fosse omosessuale. Questo è dimostrato anche, poi vedremo, i romanzi di Elsa Morante sono per le tematiche fortemente autobiografici, e noi troviamo una delle figure più emblematiche della letteratura di Morante in Gwilym, nell'isola di Arturo, dove il padre di Arturo è un padre omosessuale. Ed è parte della letteratura di Elsa Morante è dedicata all'omosessualità in un modo anche così schietto e diretto e ampio, molto più ampio e diretto di quello che ad esempio farà un omosessuale come Pasolini. Al di là di queste questioni, addirittura si ipotizza che forse lei fosse l'unica vera figlia di Augusto Morante, perché De Secatti dice: ma Augusto Francesco Lo Monaco, in realtà la coppia l'ha conosciuta nel 1912, quando Elsa Morante era in gestazione. Al di là di ciò, però, ovviamente questo grande dolore, ovviamente anche questo grande trauma, influenzerà tutto il vissuto successivo, gli amori e l'opera letteraria di Elsa Morante, perché avere due padri è un po' come non avercene neanche uno, e quindi vediamo anche figure di padri, no? Nella letteratura della Morante, il padre omosessuale nell'Isola di Arturo, il padre che stupra e poi scompare come nella storia, il padre assente come in Araceli, la menzogna intorno alla quale gira menzogna e sortileggio. Beh, due padri ma anche due madri, perché in realtà la giovane Elsa Morante da piccina venne mandata per dei problemi di anemia presso una zia molto ricca, la nobildonna Mara Maraini Guerrieri Gonzaga, che era appunto una zia di Modena, figura di donna indipendente. Lei era omosessuale e si trasferì a Roma, si trasferì a Villa Massimo, quindi siamo sulla Nomentana, dove andò a convivere con questa compagna che aveva a sua volta una figlia che divenne compagna di giochi di Elsa Morante. E Maria Gonzaga, amica di Maria Montessori, quindi dalle ampie vedute, come Maria Montessori fondò una scuola ai bambini a Modena, la Gonzaga Arredi che produceva i piccoli mobiletti per le case dei bambini. Beh, sicuramente l'esperienza in casa Gonzaga, a parte che le aprì una visione anche sul mondo aristocratico, nobile, lei che invece aveva vissuto, no, in un mondo popolare e piccolo borghese fino a quel momento, sicuramente ha aiutato a formare la figura di una ragazza emancipata, indipendente, e che mostrerà sin da subito. Allora, Elsa Morante era un enfant prodigio. Pensate che a soli 2 anni e mezzo compose il primo poema in versi sciolti, a 4-5 anni già scriveva favole. Addirittura qui vediamo addirittura il primo libro che lei scrisse, ci mise anche il prezzo, guardate un po', Lire 2:10, dove ci sono filastrocche, poesie, ovviamente sono ambientazioni infantili, però mostrano già una grande acutezza di una bambina autodidatta. Lei in realtà solo il liceo fece, ma in realtà imparò a leggere e scrivere da sola. Vedete questa poesia dedicata proprio allo zio Ciccio, lo zio è tornato, che gran piacere per me rivedere lo zio tanto amato. E cominciò a pubblicare racconti già proprio da bambina, da ragazzina, sul Corriere dei Piccoli, anche perché la madre, che anch'essa pubblicava, riversò verso questa figlia di cui aveva capito la genialità, diciamo, tutte le sue ossessioni di successo, di realizzazione. E questo incrinerà poi il rapporto tra madre e figlia. Si sentirà sempre un po', Elsa Morante, un po' sfruttata in questo senso da questa madre. E diciamo, la prima produzione letteraria, che quindi parte proprio dai 12 anni, è tutta incentrata su favole, prima per bambini e anche per adulti, che lei pubblicherà su varie riviste.
riviste e che poi confluiranno nelle prime pubblicazioni. Dobbiamo dire che in questa fase fondamentale sarà Giacomo De Benedetti, che poi incontreremo più avanti nel talk, perché fu lui che cominciò a pubblicare dei racconti, quindi facendola un po' sganciare da questa dimensione favolistica, moralistica, pedagogica, e poi l'aiutò a pubblicare appunto i primi racconti, che sono Gioco Segreto del 41 e questo qui, Le bellissime avventure di Caterina la Trecciolina, che le pubblica nel 42, ma in realtà sono raccolte di favole che lei aveva cominciato a scrivere dai 12 anni, illustrate da lei stessa. Vedete, no? Lei si rivolge ai giovani lettori, dice, con la gioia, no? Di avere un autore da un vero editore, quando fino a quel momento i suoi lettori erano solo stati i fratelli e le sorelle. Beh, vi dicevo, lei è stata un esempio di emancipazione. Lei a 18 anni andò a vivere da sola e in un momento in cui ci voleva coraggio, diciamo, era un periodo, siamo negli anni 30, oltretutto lei non aveva soldi e quindi lei andò a vivere da sola, spostandosi da una camera ammobiliata all'altra in giorni di autentica miseria. Lei si iscrisse a lettere, ma non poté proseguire gli studi proprio per i problemi economici e cercava di campicchiare pubblicando racconti, appunto, ma anche facendo lezioni di italiano e latino, scrivendo le tesi agli altri ragazzi. Erano momenti di grande solitudine, lei dice: io vivo sola sulle collaborazioni e le lezioni private, ma preferisco lottare, seppur saltando qualche pasto. E poi dice ancora: Roma è un'enorme solitudine, mi ci sento piuttosto triste, ma la solitudine non l'avrebbe mai cambiata e sacrificata per la libertà. E quindi è questo il quadro di Elsa Morante quando nel 1936 incontra un ragazzo poco più grande di lei, aveva 29 anni, ma in realtà aveva un passato totalmente diverso. Era Alberto Moravia, che a 22 anni, di estrazione altoborghese, a 22 anni aveva pubblicato il capolavoro della sua vita, ovvero Gli Indifferenti, che quindi era un artista piuttosto conosciuto ed affermato. Loro si conobbero grazie a un'amicizia in comune, si conobbero nel 1936 grazie all'amico in comune Giuseppe Capograssi, che li fece conoscere una sera, una cena alla birreria Dreher, che è l'attuale antica birreria Peroni a Via dei Macelli in centro, e da lì nascerà una storia d'amore molto travagliata. In realtà Moravia ci racconta proprio il primo incontro in cui questa Morante, che fu folgorata da questo ragazzo che già conosceva tramite quello che aveva scritto, e che però si volle mostrare libera, donna libera, emancipata, facendogli praticamente cadere le chiavi del suo appartamento. Lei in quel momento viveva in una camera ammobiliata a Via del Corso 300, no, queste chiavi nella tasca del giovane Moravia. Nasce così quindi una relazione piuttosto tormentata, soprattutto nei primi anni, anche perché Alberto Moravia, diciamo, era molto attratto da questa donna piuttosto sui generis, molto diversa anche dalle ragazze che aveva avuto fino a quel momento. Ne era attratto, ma ne era anche spaventato. Quindi, diciamo, si sottraeva molto spesso, spesso scappava, diciamo, andava un po' all'estero, no? A fare vari viaggi. E questi tormenti, mentre lei invece era molto presa, questi tormenti ci sono restituiti molto bene dal diario del 1938, quindi a questi appunti diaristici che poi sono stati raccolti in questo volume, in cui poi c'è anche un'allusione ad un aborto di un figlio non avuto da Alberto Moravia, ma da un presunto aviatore belga. Poi vediamo che anche gli appunti diaristici di Elsa Morante sono fatti non in vista di essere letti da qualcuno, ma sempre pieno di discorsi cifrati, persone con le iniziali puntate. E questo rapporto tormentato lo possiamo appunto vedere sia dal diario di Elsa Morante, ma anche da un epistolario. Gran parte dell'epistolario di Morante e Moravia è andato perduto, però le lettere dal 47 all'83 sono state raccolte in questo volume. È un po', non si legge tanto bene la copertina, comunque è Quando verrai sarò quasi felice. E che appunto ci mostra questo rapporto fatto ad alti e bassi, grandi litigi. Fondamentalmente la coppia Morante-Moravia, sebbene venissero da un retroterra comune, ovvero una vita consacrata alla letteratura, un passato di enfant prodige, il fatto anche di essere degli autodidatti,
Tuttavia erano due persone totalmente diverse, sia da un punto di vista caratteriale, e quindi questa grande diversità di carattere poi li renderà totalmente incompatibili, ma anche nel modo di vivere la letteratura. Abbiamo visto in Moravia, lui era un metodico, era razionale, freddo, distaccato, e lui esaminava la realtà nei vari rapporti, credeva nella ragione, nel denocciolare questa realtà. E invece, secondo la Morante, che viveva, lo vedremo, la letteratura come esperienza totalizzante, la letteratura, la realtà poteva essere indagata solo tramite una trasfigurazione totalmente irrazionale. Del diverso modo di lavorare dei due, lo capiamo anche da un appunto che le fa a un certo punto. Le dice: invidio Alberto che è così metodico, lui non crede all'ispirazione ma alla perseveranza e qualunque cosa avvenga si mette a scrivere ogni mattina. Poi è libero e soddisfatto e la giornata gli si stende davanti placata. Io invece riesco a scrivere soltanto di pomeriggio e solo quando i miei personaggi mi chiamano. Ma il lavoro pomeridiano incide su tutta la giornata, proietta la sua ombra come un rimosso, anche sul profilo innocente dei mattini. Solo il momento in cui si deve accendere la lampada sul tavolo mi salva. E quindi appunto vediamo un Moravia metodico, lui alle 9 la mattina iniziava a scrivere, finiva ora di pranzo e la giornata andava appunto scorrevole. Lei invece iniziava dal pomeriggio e diventava un'esperienza totalmente estenuante che andava avanti fino alla notte. E questo rapporto con alti e bassi in realtà poi confluisce in un matrimonio. Nel 41 loro si sposano, presso la chiesa del Gesù, la celebrazione verrà officiata da padre Tacchi Venturi, che era il confessore del Samorante, lei era credente, quindi ci teneva a questo matrimonio cattolico. Alberto Moravia accondiscenderà, fa anche sorridere che Moravia era così refrattario ai legami familiari e invece deciderà di sposarsi. E, oltretutto, padre Tacchi Venturi era amico e consigliere di Benito Mussolini, quindi chissà se in questo matrimonio c'era anche un po' la volontà di, diciamo, un po' di ripulire anche l'immagine di questa coppia che, non ci dimentichiamo, erano entrambi per metà ebrei. Siamo nel 41, le leggi razziali non colpiscono i due, perché entrambi hanno solo un genitore ebreo che però hanno lasciato su di loro un'ombra. Tutto, non ci dimentichiamo, Moravia esce da un periodo molto difficile, no? L'omicidio dei cugini Rosselli, lui che è un sorvegliato politico, e, più appunto le sue opere che vengono censurate. Il periodo del matrimonio è piuttosto felice perché viene trascorso all'isola di Capri. È un periodo in realtà terribile per l'Italia perché l'Italia è già entrata in guerra, siamo nel 41, però loro un po' come si autoesiliano in questo a Capri e folgorati dal sole, dalla splendezza della natura, del mare, in realtà abbiamo vissuto un periodo felice che Moravia poi tornerà a Capri tante volte successivamente. Ricorderà sempre con un momento anche nostalgico. Infatti a un certo punto lui dice a Via dell'Oca, che vedremo sarà l'abitazione romana dei due, a Via dell'Oca sei sempre stata con me quasi unicamente ostile e invece a Villa Ceselle, che è la villa da Capri dove loro abitano, sei sempre stata quasi unicamente affettuosa. Poi in realtà, stando ai testimoni, litigavano anche a Capri. Capri appunto in questa solitudine in cui loro poi danno il via, realizzano, cominciano a scrivere Moravia, uno dei suoi capolavori, Agostino, che scrive nell'agosto del 42, mentre Elsa Morante comincia a scrivere il suo primo romanzo. Il matrimonio con Moravia sicuramente le dà la possibilità di lasciare tutti i suoi lavoretti precedenti e dedicarsi totalmente solo alla stesura di un romanzo. Gli darà la stabilità economica di non dover lavorare, il che, come sottolinea Moravia in alcune interviste, per uno scrittore è il massimo a cui si può aspirare. E quindi loro, vabbè, scrivono, vanno al mare, poi in realtà frequentano anche un po' tutto il mondo culturale che d'estate si trasferiva a Capri. In questa foto fuori casa Malaparte vediamo appunto Malaparte, Palma Bucarelli, Norman Douglas. Ma seguirà un momento drammatico per la coppia perché sappiamo che nel 43 avviene l'armistizio di Cassibile, Roma viene occupata dai tedeschi e Moravia è in pericolo. L'abbiamo visto nel Talk in Moravia, lui scopre di essere sulle liste di proscrizione dei nazifascisti, i tedeschi lo andranno a cercare e quindi si necessita che lui scappi dalla città. Coglie l'invito di Curzio Malaparte a trasferirsi a Capri da lui.
Elsa Morante e Alberto Moravia prendono il treno per Napoli, ma il treno si interrompe, si ferma a Fondi. La ferrovia era stata bombardata dagli alleati e quindi quella che doveva essere una vacanza a Capri si trasforma in un momento terribile. Mesi, tutto l'inverno e la primavera trascorsi sulle montagne intorno a Fondi, un'esperienza che Moravia l'abbiamo vista molto bene, anche perché darà il via a questa esperienza autobiografica a uno dei suoi romanzi più importanti, che è appunto La Ciociara, di cui vediamo la fotografia del film di De Sica, e poi vincerà l'Oscar, e di cui vi ho messo, diciamo, una nota introduttiva al romanzo, che è la testimonianza di Davide Marrocco. La famiglia Marrocco, infatti, sarà questa famiglia di contadini ciociari che in questa frazione di Fondi a Sant'Agata darà il rifugio, ricovero a questa coppia. E quindi noi abbiamo, diciamo, tutta questa esperienza raccontata nel romanzo La Ciociara, ma in modo indiretto. In realtà la troviamo anche nella storia di Elsa Morante. Non è la sciociaria a essere raccontata di quegli anni, ma è la Roma, ma noi troviamo la famiglia Marrocco. Vedremo che è la famiglia di origini sciociare che accoglierà la protagonista Ida nella loro abitazione del rione Testaccio. Saranno quelli nei momenti terribili ricordati da Moravia, dove però la coppia si salderà fortemente. Moravia mostrerà sempre grande gratitudine verso la moglie in quel momento, sia perché lui dice: lei non era tenuta a seguirmi, lei non era ricercata. Invece non ebbe dubbi sul seguirmi, e questo denota proprio una caratteristica della Morante, quella di darsi totalmente alle persone che amava. E poi perché proprio nel momento di pericolo, di rischio, lei dava il meglio di se stessa. Pensate che la Morante, siccome loro erano partiti con vestiti estivi e invece dovettero affrontare il freddo dell'inverno delle montagne sociali, lei a un certo punto, rischiando la vita, tornò a Roma per recuperare un po' di abbigliamento invernale e anche per fare visita a Carlo Lodovico Bragaglia, suo amico, al quale aveva consegnato il suo manoscritto Menzogna e Sortilegio, che forse mi sono persa nel discorso, ma che lei aveva iniziato a scrivere appunto a Capri nel 41. Dopo la guerra, e poi inizierà la loro vita romana, prima a Via Sgambati, che è l'appartamento che Moravia riceve in eredità del padre che nel mentre è morto, e poi però questo è un appartamento piuttosto piccolo, di sole due stanze, dove lo vedremo più avanti. Praticamente in una stanza Moravia scriveva la romana, e nella stanza Morante scriveva Menzogna e Sortilegio, quindi diciamo si sovrapponevano, diciamo, era un po' un caos, e per questo dalla vendita di questo appartamento e dai proventi dei diritti della Romana, che sarà un grande successo editoriale, Alberto Moravia acquisterà il famoso appartamento di Via dell'Oca. Famoso appartamento perché era questo appartamento a ridosso di Piazza del Popolo, è proprio una piccola traversina di Via di Ripetta, un attico a due piani dal quale, con questa meravigliosa terrazza da cui si vedevano i tetti di Roma, e poi, come potete vedere, anche una delle due cupole delle chiese gemelle di Piazza del Popolo. Sarà un momento mitico, perché poi mitica abitazione Via dell'Oca, perché ovviamente stanno nei pressi di Piazza del Popolo, che è uno dei centri culturali di quella Roma, la Roma del secondo dopoguerra, che abbiamo visto. È una Roma che è praticamente il crocevia di tutti gli scambi intellettuali, artistici, letterari e nazionali e internazionali. Una cultura, abbiamo visto, si faceva nei caffè, nei bar, nelle trattorie e nei salotti, e tra cui appunto era quello della coppia Morante Moravia. Di questo appartamento vedremo che fine farà, ma gli arredi sono conservati e voi li potete vedere in un posto che vi dirò tra poco. Lascio la suspense. Come dicevo, la coppia Morante-Moravia diventerà una coppia mitica, la coppia letteraria più importante e influente dell'epoca, anche perché accanto al successo di Moravia si aggiungerà anche il successo della Morante, che pubblica il suo primo romanzo nel 1947, Menzogna e Sortilegio, che vincerà anche il premio Viareggio ex-aequo con Aldo Palazzeschi, e poi quello che indubbiamente è il capolavoro di Elsa Morante, ovvero L'Isola di Arturo, 10 anni più tardi, nel 1957, che vincerà il premio Strega, primo premio Strega in 10 anni di edizione a essere vinto da una donna. Ecco qui un po' di immagini della premiazione. Vi faccio vedere anche un breve estratto di un'intervista a Elsa Morante. Sono molto rare le interviste, e l'occasione anche per sentirla parlare con questo tono che io poi nei vari racconti degli amici era un tono molto caratteristico, che colpiva per questa andatura molto cantilenante. Tutto con questo libro.
scrivere una storia che somigli un poco in certe cose a Robinson Crusoe, cioè la storia di un ragazzo che scopre per la prima volta tutte le cose più grandi, più belle e anche quelle brutte della vita. Per lui tutto è avventura, è stupore, è bellezza, perché vede le cose per la prima volta e non ha nessuna esperienza né del bene né del male. E siccome vive in una delle isole più belle che io abbia mai conosciuto, che è l'isola di Procida, tutto quello che gli cade sotto gli occhi è di una particolare bellezza. Quindi anche Lamorante si gode il successo, comincia anche a curare il suo stile, qua lo vediamo vestito in un abito di gala, e vai sui giornali, anima appunto questa vita fatta nei salotti, qui lo vediamo nel salotto di Carlo Levi. Ora, siccome il prossimo talk è dedicato a Carlo Levi, Levi era grande amico di Elsa Morante, di cui vediamo anche un ritratto che lui fa dell'amica. E appunto una cultura, abbiamo visto, si fa nei ristoranti, al Cesaretto, al Bolognese, alla Carbonara a Campo dei Fiori, al Bar Rosati, sotto casa di Morante Moravia, a Via Veneto. E un mondo fervido, prolifico. E al di là però di questa notorietà di questa coppia, in realtà nel privato, nel personale, la coppia è mezza sfasciata. Vedremo, è un continuo di alti e bassi tra i due. In realtà, se poi leggerete il libro di Anna Folli, vedrete che è una relazione di continui distacchi e ritorni, di recriminazioni ma bisogno di protezione. In realtà un rapporto che vedremo anche dopo la separazione definitiva, un rapporto che continuerà di reciprocità, di bisogno, continuerà fino alla morte di Elsa Morante. E però appunto erano dei rapporti, un rapporto piuttosto tormentato, in cui a un certo punto fece un po' da ago della bilancia uno dei grandi amici dei due, che è Pierpaolo Pasolini. Nel talk di Moravia abbiamo già visto il grande rapporto, nonostante le varie differenze, no, sia di carattere che di convinzioni ideologiche, tra Moravia e Pasolini. E la Morante in realtà sarà colei che farà conoscere i due, sarà una grande amicizia a tre, un'amicizia che si consumerà appunto nelle cene la sera ai ristoranti, nei salotti, nelle fiere letterarie, nei viaggi. Abbiamo citato il famoso viaggio in India a cui partecipano tutti e tre, da cui poi usciranno due libri che raccontano lo stesso viaggio, ma che ci fanno apparire due viaggi diversi, ovvero Un'idea dell'India di Moravia e L'odore dell'India di Pasolini. In realtà, se Pasolini era molto diverso da Moravia, invece era molto più simile e affine a Elsa Morante, sia per una certa sensibilità, ma anche per vari punti in comune, come l'attrazione per il primordiale, l'attenzione per gli emarginati, in opposizione al mondo borghese, nel quale invece sguazzava Alberto Moravia. Diciamo che la vita e la letteratura di Pasolini e della Morante sono volgono uno sguardo privilegiato verso i pari della società e della storia, che per loro sono espressione di uno spontaneo slancio vitale, al di là dei pregiudizi borghesi, delle inibizioni, di una vera e propria adesione alla vita e anche di una speranza di salvezza. Quindi questi sono punti in comune della loro letteratura. E infatti sono, al di là anche proprio della vicinanza caratteriale, due persone molto passionali che vivevano dell'emozione, del trasporto, rispetto a Moravia molto no, freddo e razionale, in realtà appunto era una letteratura anche che si avvicinava molto. Saranno tanti rimandi, ad esempio, questo è molto celebre, questo parallelismo tra una poesia che abbiamo già visto, no? Nella targa al Rione Testaccio di Alibi, solo chi ama conosce, povero chi non ama, dove è molto molto intuitivo vedere, no? il legame che lo lega ad un'altra poesia, a una poesia di Pasolini molto famosa, che è Il pianto della scavatrice, della raccolta Le ceneri di Gramsci, che dice: solo l'amare, solo il conoscere conta. E quindi oltre a queste assonanze e questi romanzi, vedete, centrali in entrambi è l'amore assoluto, vissuto come appunto esperienza assoluta. Ma poi ci saranno tanti omaggi. Pasolini dedica la raccolta successiva, Le ceneri di Gramsci, La religione del mio tempo, la dedica a Elsa Morante. Elsa Morante addirittura
scavalcherà tutti i suoi sospetti verso il cinema. Lei, come tutti gli intellettuali dell'epoca, diciamo, seppur riconosceva nell'arte cinematografica delle potenzialità che magari neanche la letteratura aveva, in realtà criticava il cinema perché era un'arte venduta al denaro, ai giochi di potere, e quindi anzi criticherà molto Pasolini, che lei considerava uno dei più grandi poeti del Novecento, e lo criticò molto per questo suo virare verso il cinema nel 61 con Accattone, perché le sembrava che lui sprecasse il suo genio poetico. Nonostante ciò, lei addirittura reciterà in Accattone, ricoprerà un piccolo ruolo della prostituta che poi vediamo rinchiusa in una cella. Ma in realtà continuerà a collaborare anche in altri film di Pasolini, ad esempio, qui siamo sul set del Vangelo secondo Matteo, dove sarà proprio l'aiuto nella scelta del casting e anche della colonna sonora, dove noi ascoltiamo sia Bach sia il suo amatissimo Mozart. E purtroppo la relazione con Pasolini, l'amicizia con Pasolini, a differenza di quella di Moravia che arriverà fino all'omicidio di Pasolini, quella con la Morante si interromperà prima. Già a metà degli anni 60 ci sono i primi screzi. Ora, poi lo vedremo, Elsa Morante aveva un carattere piuttosto difficile, senza mediazioni, aveva questi giudizi molto tranchant e cominciano le prime critiche. Ad esempio, quando esce Poesia in forma di rosa, lei fa uscire una poesia che si chiama Madrigale in forma di gatto, in cui critica fortemente la poesia di Pasolini, accusandolo di ipocrisia, finto amore e narcisismo. Diciamo qual è il motivo, poi vedremo, ci sono tanti motivi di rottura, non ce n'è uno principale, ma fondamentalmente era un po' finita la luna di miele. Da una parte, Elsa Morante aveva un po' questo problema con le persone, le caricava, le mitizzava, ma pretendeva anche tanto, e quindi un po' come ne era risultata delusa da Pasolini, mentre Pasolini, che la definiva la regina esigente, forse si sentiva un po' troppo sotto pressione. La rottura comincia a avvenire nel 71 quando Ninetto, che sarà un po' il grande amore, diciamo, l'unico grande amore di Pierpaolo Pasolini, comunicherà a Pasolini che si stava per sposare con la fidanzata. E questo farà cadere Pasolini in uno stato di prostrazione. Si aspettava il conforto dell'amica Elsa Morante e lei invece prese le difese di Ninetto. Però poi lo vedremo più avanti, proprio la rottura definitiva avverrà proprio sulla critica che Pasolini scriverà sul romanzo La Storia. La collaborazione, tuttavia, chiudendo il discorso Pasolini, quindi quando poi Pasolini morirà, si discute, c'era o non c'era lì a Campo dei Fiori. Fatto sta che sicuramente la morte di Pasolini sarà uno di quei eventi tragici che peseranno in un momento già drammatico di per sé di Elsa Morante. Fate conto che poi a Pasolini le dedicherà una poesia, di cui io vi leggo un piccolo estratto. Dice: "Ma in verità, in verità, in verità, quello per cui tu stesso ti credevi un diverso non era la tua vera diversità. La tua vera diversità era la poesia. Quella, l'ultima ragione del loro odio, perché i poeti sono il sale della terra e loro vogliono la terra insipida." E poi il suo ultimo romanzo, Aracoeli, si ispira a un personaggio che ricorda molto Pasolini, Manuel, questo omosessuale con un rapporto molto ambiguo con la madre, che parte per questo viaggio alla ricerca di questa madre proprio il 2 novembre del 1975, giorno della morte di Pasolini. La collaborazione col cinema verrà non solo per la vicinanza per Pasolini, ma anche in realtà andrà avanti questa collaborazione col cinema anche in altre modalità. Lei, ad esempio, cominciò a scrivere di critica cinematografica, non in modo metodico come lo farà Moravia, ma lo scriverà per la radio. Addirittura sarà sceneggiatrice di due film, sotto falsi nomi, di due film che però poi, uno di Alberto Lattuada, uno di Zeffirelli, che però non vedranno mai la luce. E poi sarà proprio collaboratrice di vari personaggi, Anna Magnani, che era sua grande amica, Tonino Guerra, Mario Soldati.
Lo stesso Zeffirelli. E poi, siccome ho scoperto questa cosa e non sapevo, di un film che io in infanzia ho amato tantissimo, lei ha scritto il testo di una canzone musicata da Nino Rota per la colonna sonora di uno dei film che io proprio in infanzia amavo tantissimo e di cui per questo motivo io vi ho messo un breve estratto. Vediamo se lo riconoscete. Ai giochi a Dio, per sempre di, non sono più cose per te. Ai giochi a Dio, chissà perché nemmeno tu ancora. Favoloso incognito, non sai che nome ha. Forse il suo nome è dolcezza, ma forse invece amaro. Forse il suo nome è splendore, ma forse invece oscuro. Tu vuoi scoprire i suoi misteri e al suo confronto tutto t'annoia. I suoi regali fantastici attendi come alle notti dell'Epifania. Rimani sveglio e pensando chissà che mai ti porterà. L'ho messa tutta, ma io questa era una scena che adoravo da bambina. Bravissima Germana, e Giulietta e Romeo di Franco Zeffirelli. Oltretutto, lui scrisse e compose questa, scrisse il testo di questa canzone sotto il falso nome di Peppino Caruso, prendendo il nome dal suo gatto, quello più famoso, quello mitico. E questo avvicinamento al cinema fu dettato anche dall'amore, amicizia, amore che la legò tra il 49 e il 51 a Luchino Visconti. E in un momento in cui, oltretutto, Luchino Visconti aveva una relazione proprio con il suo assistente scenografo Franco Zeffirelli. Ora, io dalle varie biografie non ho capito la natura di questo rapporto amoroso. Ci interessa fino a un certo punto. Quello che ci deve interessare è che, allora, diciamo, l'incontro tra queste due grandi personalità, allora, venne in occasione della censura che ebbe la Terra Trema, e quindi El Camorante, che usciva dal successo, diciamo, dalla notorietà di Menzogna e Sortilegio, diciamo, divenne la promotrice di una lettera aperta per protestare contro questa censura. Sicuramente i due si presero tanto perché Luchino Visconti era attratto, no, da questo mondo onirico e sfarzoso, tormentato e barocco della Morante, e poi erano in comune tra i due questa attenzione verso il mondo della povertà, degli umili, ma anche questo mondo attraversato dalle grandi passioni. Ora, lei era praticamente legata da un amore fortissimo verso Luchino Visconti. Luchino Visconti, che era un noto omosessuale, in realtà amava anche legarsi a delle donne, soprattutto molto belle, e in realtà amava essere adulato, sentire questa fascinazione, questa attrazione che provocava negli altri. Elsa Morante, diciamo, quindi ho detto, non si capisce bene questa natura amorosa, questo rapporto che si consumò tra Venezia e l'isola di Ischia, dove Luchino Visconti aveva una villa. E fatto sta che fu un grande dolore a un certo punto per Samorante accettare di rinunciare a Luchino Visconti. E questo grande dolore noi lo percepiamo sia dalle lettere che Alberto Moravia scriveva al Samorante per consolarla. Il rapporto tra i due, tra Morante e Moravia, era piuttosto strano. Era attraversato da anche questi tradimenti che però venivano, che loro si raccontavano nel segno della più assoluta sincerità. E al di là di ogni ipocrisia, e poi un dolore che poi darà vita a delle bellissime poesie che poi vengono raccolte in Alibi. Questa molto bella, ho scelto questa qui: hai tu un cuore, la leggenda vuole che tu non l'abbia. Al vedermi che per te mi consumo d'amore, tutti mi dicono.
a pazza mangiata dalle streghe, e poi anche più giù, così dice la gente, ma lasciamo che dica, chi di te mi sparla, nemica io mi giurai, per te mio santo capriccio, volto divino, senza armi e senza bussola sono partita, non ver riposo alla speranza mai, a difficili amori io nacqui. Ed effettivamente, se andiamo a vedere anche un po' la storia sentimentale di Elsa Morante, nacque a difficili amori, o più che altro il trauma infantile sicuramente la portò a innamorarsi di o uomini sfuggenti come Moravia o di omosessuali come Visconti, e poi vedremo tra un poco anche l'altro grande amore della sua vita. E anzi, se andiamo a vedere proprio tutta questa fase della vita di Elsa Morante, noi la vediamo suddivisa in varie fasi. C'è il momento in cui lei si dedica totalmente alla stesura di un romanzo, poi c'è una pausa in cui lei per anni non scrive nulla e si dedica totalmente ad un amore, e poi, dopo L'Ultimo Visconti, lei riprende a scrivere e scrive L'Isola di Arturo. Dopo L'Isola di Arturo abbiamo una pausa lunga anni, perché lei appunto conosce tramite la sua amica Leonor Fini, di cui vediamo appunto realizzato un ritratto, Bill Monroe. Chi era Bill Monroe? Era quello che poi le definirà proprio il grande amore della sua vita. Non sappiamo molto di questo ragazzo, sappiamo che aveva 25 anni, 24 anni, praticamente aveva la metà degli anni di Elsa Morante, era un pittore visionario, un ragazzo fragile, tormentato da una storia familiare piuttosto difficile, epilettico, che abusava di droghe e di alcol. E lei lo conobbe a New York perché sull'onda del successo dell'Isola di Arturo le fece questa tournée statunitense, e la conobbe tramite Sergio Cagliardo, che era amico di questo amico cileno di Leonor Fini, che lei conobbe a Roma e poi gli fece da cicerone a New York, Sergio Cagliardo, che era fidanzato di Bill Monroe. E quindi vedete un altro uomo caratterizzato da un'ambiguità sessuale. E i due iniziò una relazione, Bill Monroe si trasferì a Roma, anche questa fu una relazione piuttosto tormentata. E in realtà è un ragazzo, ho detto, non sappiamo molto, però era bellissimo. E dai racconti che poi ci danno Pasolini, Sandro Penna, diceva era di una bellezza prepotente. Addirittura Moravia dirà: non ho mai capito un amore tra due uomini, l'ho capito quando ho visto Bill Monroe. Era un personaggio piuttosto originale. Enzo Siciliano diceva: trascinava con sé una leggenda, il malcaduco, l'ambiguità sessuale, il profumo mielato dell'hashish. Sicuramente era un personaggio sofferente, fragile, verso il quale Elsa Morante praticamente provò una passione totalizzante. Lui vide un po' l'ultima possibilità di amare. E un amore quasi materno di protezione verso questo ragazzo corroso dalla malattia, dalle droghe. E lei lo voleva proteggere appunto dall'alcol, dalla droga, ma anche diciamo dalle notti brave in cui senza particolari predilezioni passava dai ragazzi alle ragazze secondo il capriccio del momento, scatenando poi le forti gelosie di Elsa Morante. Dovete immaginare, no, che mal tollerava, diciamo, questi comportamenti mal potevano essere tollerati da una donna dalle passioni esclusive. Per lui perse la testa. Allora, delle opere di Bill Monroe le possiamo vedere nelle stanze di Elsa, in questo spazio espositivo di cui vi parlerò tra poco, dove potete vedere questi colori molto vivaci. C'è sempre l'amore per i gatti da parte di Bill Monroe, come lo era in Elsa Morante, l'amore per la natura. Potete vedere lì anche sulle copertine di alcune opere di Elsa Morante. Elsa Morante curava tutta la parte editoriale e decideva anche le immagini delle copertine. E per le due opere pubblicate dopo la morte di Bill Monroe scelse appunto i suoi due quadri. Come dicevo, Elsa Morante perse la testa per questo ragazzo. Pensate, a un certo punto decise di vendere tutte le sue proprietà, donarle a Bill Monroe e trasferirsi con lui in Inghilterra. Si spese per fargli realizzare due mostre personali, una a Roma e una a Parigi, dove impose a Alberto Moravia di scriverne la prefazione. Al termine della mostra a Roma, Bill Monroe partì per New York, chiese a Elsa Morante di raggiungerlo. Elsa Morante tentennò, rifiutò, temporeggiò, rimandò questa partenza perché voleva ritornare a un romanzo che stava scrivendo già dal 58.
Siamo nel 1962, in realtà non ce ne sarà più l'occasione, perché pochi giorni dopo l'arrivo di Bill Monroe a New York, lui volò dall'ultimo piano del grattacielo in cui è, dall'appartamento del grattacielo in cui abitava. Non si sa se fu un suicidio o non si sa se fu un incidente sotto le allucinazioni delle droghe che lui assumeva. Quello che sappiamo è che questo fu un colpo terribile per il Samorante, mossa anche da un senso di colpa, no? Di non essere partita di questo rimorso, e magari se fosse partita la storia sarebbe cambiata. Fatto sta che la fine di Bill Monroe segna la fine della giovinezza, gettandola in quella che lei definì l'orrore del vivere. Anche perché dopo la morte di Bill Monroe arrivò anche un altro grande duro colpo, perché Alberto Moravia lasciò la casa, la separazione fu definitiva. Lui, proprio parallelamente alla relazione con Bill Monroe, lui intraprese una relazione con Dacia Maraini, molto, anche lei molto più giovane di lui. Tutte le biografie sottolineano questa strana casualità. Bill Monroe e Dacia Maraini erano nati entrambi nel 1936, che poi è l'anno in cui El Samorante e Moravia si erano conosciuti e hanno dato inizio al loro amore. Con Bill Monroe abbiamo visto come andrà a finire, invece Alberto Moravia con Dacia Maraini, vediamo, andranno a convivere in questo nuovo appartamento in Lungotevere della Vittoria. E sarà una relazione che durerà 15 anni e che poi, diciamo, un rapporto che resterà fino alla morte di Moravia. Come vi dicevo, la relazione quindi appunto termina, ci sarà questa separazione, anche se i due si continueranno a sentire fino alla fine della Morante. Questa è la foto di uno degli ultimi viaggi che faranno insieme in Iran, che mostra, no? È molto emblematica di questo ormai distacco che c'era tra i due. Da questo momento in poi è praticamente un momento di buio, di grande dolore per Elsa Morante, in cui lei comunque continuerà a scrivere. Dopo una lunga pausa continuerà a scrivere. Ci sarà anche una fase di impegno politico e civile con le conferenze pro e contro la bomba atomica, con la pubblicazione di un poema manifesto che è Il mondo salvato dai ragazzini. Però lei si chiuderà sempre più in se stessa, si chiuderà nell'amore verso i suoi gatti e rifuggerà ai salotti mondani, diciamo, le interviste, e si chiuderà in una cerchia di pochi amici molto giovani, ventenni, solo per citarvene alcuni: Carlo Cecchi, che sarà proprio il suo più grande amico e sarà anche il suo erede, Cesare Garboli, che abbiamo già citato, Patrizia Cavalli, Dario Bellezza, Adriano Sofri, Alfonso Berardinelli, il nipote Daniele Morante, che fu l'unico nipote con cui aveva rapporti, il fratello di Laura Morante, l'attrice. E Giorgio Agamben. Quindi in realtà questa cerchia di ragazzi, che poi, molti dei quali poi diventeranno poeti, scrittori, che però verso la Morante mostravano più che un amore, un'amicizia, quasi una sorta di devozione, venerazione. Quindi lei si sentiva sola, lei voleva essere amata, non ammirata. E quindi è un mondo sempre più chiuso in cui lei era veramente la regina. Lei non ha mai avuto un carattere facile, piuttosto dispotico, tirannico, e mai autoindulgente, indulgente nei confronti di se stessa verso gli altri, rifiutava qualsiasi mediazione, e quindi anche starle vicino non era facile. Lo dice, se non sbaglio, Goffredo Fofi, diceva: bastava una parola fuori posto affinché Samorante interrompeva per sempre delle relazioni di amicizia. Purtroppo sarà questo, diciamo, il periodo che andrà sempre più verso il declino totale. Lei nell'82 pubblicherà il suo ultimo romanzo, pubblicherà il suo ultimo romanzo Araceli, che praticamente le aveva levato l'anima. 5 anni in cui aveva sospeso la sua vita, l'aveva dedicata solo alla stesura di questo libro. Lei dice: a un certo punto ho finito di scrivere Araceli, mi sono trovata all'improvviso vecchia, e da lì ci sarà la caduta verso gli inferi. E pochi giorni dopo aver terminato la stesura di Araceli, va al ristorante da Gigetto al Portico di Ottavia, non manca uno scalino, cade, si rompe il femore. Sottoposta a una prima operazione a Zurigo, un'operazione che non va bene, e si rifiuterà di sottoporsi a una nuova
operazione, per questo lei diventerà praticamente, non sarà più autosufficiente, si appoggerà a quella Lucia Manzi che era una domestica, ma in realtà era molto più di una domestica. E ormai era chiusa sempre più una spirale di buio, di paura, di solitudine, intorno a lei aveva solo macerie. E nell'83 tentò il suicidio, ingerì 26 compresse di Valium, accese il gas per essere sicura, ma verrà salvata proprio dalla domestica. Elsa Morante dirà: Lucia aveva un difetto, arrivava sempre in ritardo, quella mattina invece arrivò in anticipo, forse mossa da un presentimento. La salvò, uscì per andare al pronto soccorso Elsa Morante quel giorno dell'83. Non ritornò mai più perché fu ricoverata prima all'ospedale San Giacomo, poi trasferita a Villa Margherita, questa clinica di lusso sulla Nomentana, dove le venne diagnosticata un'encefalopatia involutiva di tipo sclerotico, esito di una idrocefalia. Per intenderci, era praticamente la degradazione delle sue cellule cerebrali e che forse ci si poteva aspettare una sorte più terribile. Per Elsa Morante, lo dirà Moravia, dirà: io mi aspettavo che sarebbe invecchiata, la sua bellezza sarebbe sfiorita, ma no, che avrebbe perso la cosa più bella che aveva, ovvero la sua mente. Probabilmente lei tentò il suicidio forse perché aveva sentito le avvisaglie di questa malattia, no? Che era perdita della memoria, la memoria, la capacità di intuizione, l'acutezza della mente, che poi erano state la cifra di tutta la sua esistenza. In questa clinica lei passò altri 2 anni e 8 mesi in cui desiderava solo di morire. Moravia dirà che lui aveva pensato e aveva cercato la soluzione dell'eutanasia, per lui era solo un accanimento, fare vivere una donna il cui destino ormai era segnato. Il 25 novembre del 1985 ebbe l'ultimo collasso, il cuore cedette, Elsa Morante morì per infarto. Le esequie avvennero a Santa Maria del Popolo. Lei aveva richiesto che suonassero Mozart, Bob Dylan e Bach. Suoneranno solo Bach perché non ho trovato le partiture del resto. Nessuna istituzione, nessun uomo ufficiale, ma lei non li avrebbe voluti. E le sue ceneri inizialmente vennero conservate al Verano, poi Carlo Cecchi disse che secondo le sue volontà vennero disperse nel mare di Procida. Ne nacque anche un'inchiesta giudiziaria che poi venne archiviata, non sappiamo bene, però ci piace immaginarla appunto nel mare della sua isola. E io concludo la parte biografica con una sua nota autobiografica del 1960, dove vedete dice: residenza abituale Roma, ha però viaggiato su tutti i continenti, specie in questi ultimi anni. Le città che predilige sono Roma, Venezia e New York. Il luogo che più ama in tutto il mondo è Piazza Navona. Ed effettivamente Elsa Morante amava Roma, la città dove ha sempre vissuto, che non ha mai lasciato, se non quando ebbe la folgorazione per New York, dalla quale sempre tornò. No, ma era la Roma che lei visse e soprattutto in questo suo luogo preferito che era Piazza Navona. E infatti, proprio questo è uno dei brani che si trova in Pro e Contro la bomba atomica, che lei scrisse nel periodo felice dell'amore per Bill Monroe, dove vedete questa vera elegia di Piazza Navona, dove lei praticamente era di casa, era in questo bar che lei chiamava Bar Sciagura, perché era frequentato da tutta gente un po' sospetta. E dice: già, Navona non sbandiera tante guglie, questo è vero, però c'è l'obelisco che si tiene dritto per virtù propria, sfidando le leggi della statica come è risaputo. E la Madonnina assente, non lo nego, però in sua rappresentanza c'è la Vergine Sant'Agnese, la quale con la sua bella manina posata sul petto se ne sta librata in cima al lato destro della facciata, sola sola, senza nessun'altra statua che le faccia pandan, come vorrebbe una simmetria ordinaria, sul corrispondente lato sinistro. Ecco come la grazia dell'arte, non meno che quella della vita, si lascia volentieri al capriccio, la libertà e la noncuranza. Difatti nessun capolavoro della statuaria che si volesse andare a mettere lassù per rispetto della simmetria potrebbe ricompensare la misteriosa eleganza di quel posto vuoto, così ispirato che sembra tenersi là disponibile perché le anime beate ci si vadano a posare nei momenti di spensieratezza. E poi parte con vari elogi di Piazza Navona, perché le piace? E perché è una vera regina che accoglie allo stesso modo cani e gatti, ebrei cristiani, signori e pezzenti. Navona è una
santa, è una di quelle creature miracolose che sempre sono le più belle, pur senza possedere le sette perfezioni. E lei dice, sì, non sarà bella come Piazza San Marco a Venezia, come Piazza del Duomo a Milano, però è una casa dove uno rifiata e si riposa, contento di trovarsi lì nella sua bellezza, ma libero magari di pensare ad altro come quando si sta in famiglia. Piazza Navona è la regina di tutte le piazze, non solo dentro la città di Roma, ma del mondo intero e forse dell'universo. E poi perché se sono stanca, neanche lei guarda i suoi bei palazzi, le facciate delle chiese e le fontane. Mi basta di sentirmeli intorno, tutti caldi di questa vitalità superba della mia Navona, che basterebbe a ridar fiato a una popolazione intera. Sento il rumore dell'acqua, le voci dei ragazzini che giocano e mi ricordo fra me di quella poesia di famosa poesia di Sandro Penna. Io vorrei vivere addormentato entro il dolce rumore della vita. E concludendo il discorso su Elsa Morante a Roma, c'è un luogo consacrato a Roma che sono le stanze di Elsa. La Biblioteca Nazionale Centrale, in uno spazio espositivo che si chiama Spazio Novecento, è andato a cogliere l'eredità di Elsa Morante, ovvero sia il fondo Elsa Morante che ha voluto ella stessa. Alla sua morte aveva donato alla biblioteca tutti i suoi manoscritti, ai quali poi si sono aggiunti nel corso degli anni anche altri manoscritti inediti, tutto l'epistolario di 6.000 lettere e poi per generosità dei suoi eredi che erano Carlo Cecchi e Daniele Morante, quindi il nipote, praticamente gli arredi, la sua biblioteca, quindi i suoi libri e gli arredi di quella che era Via dell'Oca, che è un appartamento che era di proprietà di Alberto Moravia che lui vendette alla morte della moglie. E qui sono quindi state ricreate le stanze di Elsa, dove potete vedere i dischi, le sue grandi passioni, i dipinti di Bill Morrow, appunto era grande amante di Mozart, del jazz, la macchina da scrivere. E poi in realtà c'è tutto l'apparato dei manoscritti di cui ora parleremo, faremo un po' un accenno. La metodica aveva questa praticamente la rubrica in cui c'erano tutti i libri che possedeva. Saba e Sandro Penna erano sicuramente i due grandi poeti a cui lei guardava. Praticamente diciamo che, scusate, levo un attimo questa cosa della chat. Perché così vedete per intero la mappa dove sono andata praticamente a posizionare i vari studi di Elsa Morante, perché quindi sia Via dell'Oca che era l'abitazione, no? Dove appunto lei viveva, ma in realtà le avrei anche degli studi, dei luoghi solo per sé dove praticamente lei poi realizzerà tutti i suoi romanzi e diciamo che ogni studio poi corrisponde ad un romanzo, quasi che ciascuno di questi romanzi possa essere ricondotto a un contesto spaziale ben definito. E quindi abbiamo visto la prima casa, quella di Via Giovanni Sgambati, in cui i due un po' si sovrapponevano, ci dice Moravia, in una di quelle case discrete e silenziose dei quartieri alti. L'appartamento è molto piccolo e modesto, due stanze con un vestibolo stretto che subito svela le domestiche intimità della casa. Avevamo due stanze, in una io scrivevo la romana, nell'altra Elsa finiva Menzogna e Sortileggio. E poi c'è Via Archimede, dove scrive l'isola di Arturo, via del Babuino all'inizio degli anni 60. Archimede è un appartamento che Alberto Moravia acquista e intesta alla moglie, mentre via del Babuino è un piccolo appartamento, anche questo un attico, perché il Tamorante diceva mi piace vivere sulle terrazze come i gatti, i miei grandi amici. A via del Babuino scriverà il romanzo che resterà incompiuto, resterà interrotto dalla morte di Bill Morrow, che era Senza i conforti della religione, poi Via dell'Oca, dove dopo la separazione da Alberto Moravia praticamente lei lo ristrutturerà e sarà la sua unica abitazione fino a quando appunto se ne andrà nel 1983, dove scriverà Il mondo salvato dai ragazzini, La storia e Araceli. C'è questa simpatica riflessione che dice, ah, questo è l'appartamento di Via del Babuino. Questa riflessione dice: non si capisce bene dove lavori Elsa Morante, se in via dell'Oca 27, dove alcune stanze sono all'appartamento del marito Alberto Moravia, o in via Archimede 161, dove ha uno studio più complicato, ancora più personale. Gli amici dicono che Elsa Morante pensa in via dell'Oca quello che poi scrive nel pomeriggio in via Archimede. Per ora, comunque, Elsa Morante passa quasi tutta la vita in questi due appartamenti tra dischi di Mozart, Verdi, Pergolesi e gatti siamesi e persiani.
Ora, questi passaggi tra i vari studi ci raccontano sicuramente una sorta di inquietudine che precede l'atto della stesura e che però ci dà un po' l'idea anche dell'assenza per sé di wolfaniana memoria, che diceva Virginia Woolf, diceva una donna se vuole scrivere romanzi deve avere i soldi, una stanza per sé, una stanza propria. Lei in questa stessa intervista del 1955 dice io ho bisogno di uno spazio per me, per non essere distratta. Ed effettivamente, se noi andiamo a vedere questi ambienti, riusciamo a capire che queste stanze di Elsa Morante sono dei luoghi reali, vivi, delle entità in cui dei veri e propri laboratori, officine in cui l'esercizio della scrittura è solo uno dei tanti atti volti alla composizione del romanzo. E infatti, e con questo concludo la prima parte, beh, è interessante vedere proprio come avviene la realizzazione dei romanzi e l'analisi dei manoscritti che sono pervenuti e che sono conservati presso la Biblioteca Nazionale Centrale sono illuminanti in tal senso. Lei, abbiamo visto, scrive solo quattro romanzi in tutta la sua vita. Abbiamo visto che per lei la scrittura era un'esperienza totalizzante, che poi che praticamente nel momento in cui scriveva coincideva con la vita stessa. La letteratura stessa per lei era totalità, esperienza totalizzante. Alla letteratura lei aveva offerto tutta la sua esistenza, consumandovi fino in fondo. E la letteratura era l'unico modo per cercare bellezza, grandezza, amore, possesso, con uno spirito romantico e razionale, pronto anche a scatti fulminei. E lei è probabilmente una vita dedicata appunto alla letteratura. E lei ci dice: sono più autobiografici i romanzi di qualsiasi altra cosa si possa raccontare di sé, perché nei romanzi avviene come nei sogni, una magica trasposizione della nostra vita, forse ancora più significativa della vita stessa, perché arricchita dalla forza dell'immaginazione. La mia vita sta in menzogna e sortileggio nell'isola di Arturo. Ed effettivamente, anche se andiamo a vedere i quattro romanzi, ognuno è un romanzo a sé, ognuno segue una propria stella, segue una propria fase della vita di Elsa Morante, però di fondo c'è sempre questa forza dell'immaginazione, questa visionarietà, questo mondo, questa realtà trasfigurata, oltre che notiamo che il nucleo tematico di tutti e quattro i romanzi è la famiglia. Per questo, in questo senso, non sono autobiografici i personaggi, le storie, ma sono autobiografiche le relazioni, le emozioni che queste sottendono. No. E in realtà in questi quattro romanzi possiamo vedere c'è anche una cesura netta. E tra i primi due, Menzogna e Sortilegio, l'isola di Arturo, dove ancora c'è questo mondo stregato e immaginifico, e invece gli altri due, cosa è successo in mezzo? L'abbiamo visto, la morte di Bill Morrow, la separazione da Moravia, l'impegno politico, la storia da Celi, che invece sono attraversati da una vena tenebrosa, pessimista, senza spiraglio. E come dicevo, per capire veramente i romanzi bisogna vedere i manoscritti. Noi vediamo, sono arrivati tantissimi di manoscritti perché lei scriveva tutto a mano, quindi le prime stesure erano scritte a mano su dei supporti che cambiano sempre, su dei quaderni che inizialmente erano dei quaderni scolastici, poi piano piano diventano sempre più grandi, diventano anche questi praticamente questi quaderni formato album, poi a un certo punto approda a formato album con le pagine staccabili, una sorta di taglia e incolla ante litteram. E quindi vediamo in realtà per ogni opera lei utilizza un formato diverso, quindi anche la scelta del quaderno non è un caso. Ed è molto metodologica nella scrittura di questi romanzi, perché lei da un verso faccio vedere qui, il lato destro, il retto, praticamente scriveva la parte del romanzo, mentre il lato verso, questo sinistro, lo lasciava in bianco e lo lasciava per annotazioni, revisioni, inserimenti successivi. Diciamo che su quel lato scriveva ricostruiva tutte le motivazioni psicologiche, le movenze caratteriali, le condizioni esistenziali di tutti i personaggi. Lei così riusciva a costruire la psicologia di tutti i personaggi.
in modo che questi potessero vivere e agire secondo una coerenza. C'è una notazione che ricorre spesso, lei scrive sempre: non bisogna dire ogni cosa, punto esclamativo, che forse me lo dovrei annotare anche io sui miei manoscritti. Diciamo che lei costruisce, no, queste motivazioni per poi, diciamo, mostrare gli stati d'animo, le psicologie, i caratteri. Diciamo, queste cose non vengono raccontate, ma vengono solo mostrate attraverso le azioni. Però noi abbiamo la fortuna di poterle leggere. Quindi c'è una vera e propria opera sartoriale, secondo cui lei scrive, e poi dopo asciuga, taglia, riordina, bilanciando la sua necessità di non tralasciare nessun dettaglio, per poi, salvo poi, nasconderlo, alleggerirlo. Lei dice: scrivo sempre a mano e procedo molto lentamente. Solo quando il periodo mi è venuto ben chiuso e calettato e le parole sono quelle che devono essere, non altre suggerite dalla fretta, solo allora passo ad un altro periodo. E lo stesso faccio con i capitoli. E poi avveniva la stesura definitiva su dattilo scritto, che avveniva quindi non alla finale di tutto il romanzo, ma capitolo per capitolo. E anche tra il dattilo scritto e il manoscritto, vediamo, c'erano delle, diciamo, delle differenze, delle modifiche definitive. Bene, io faccio ora, passiamo appunto al romanzo oggetto del nostro talk, ovvero La storia, che viene pubblicato nel 1974, che lei inizia a scrivere nel Natale del 1970, a cui dedica più di 3 anni della sua vita. In realtà La storia ha come dei nuclei in quel romanzo interrotto che già vi ho citato, Senza i conforti della religione, che lei scrive nel 58 e interrompe con la morte di Bill Monroe, perché lì troviamo il protagonista Giuseppe Ramundo, ricordatevelo il nome. Abbiamo i due cani Bella e Fritz, che diventerà il cane Blitz nella storia. Abbiamo Scimo la capanna di Frasca, abbiamo il bombardamento di San Lorenzo, lo stanzone degli sfollati, la ninna nanna in calabrese. Quindi abbiamo sia un'omogeneità di idee e contenuti, anche il supporto scrittorio. Praticamente, e vediamo la scelta di questi quaderni, non è un caso, ogni romanzo ne ha uno particolare. Beh, quello del Senza conforti alla religione è lo stesso della storia, anche del mondo salvato dai ragazzini, che possiamo considerare il mondo salvato dai ragazzini. È una, diciamo, un poema manifesto, è un manifesto politico esistenziale che esce nel 68, proprio in corrispondenza al 68 francese, che diventerà proprio un modello anche filosofico, politico per, diciamo, i giovani rivoluzionari che videro in Elsa Morante anche un'icona. Però, diciamo, tutto il supporto ideologico alla base del mondo salvato dai ragazzini, anche questo mondo diviso tra felici pochi e infelici molti, in cui si dà l'attenzione agli umili, agli ultimi, no? Ai diseredati, ai bambini, ai ragazzini, beh, poi lo ritroviamo nella storia. Quindi, diciamo, ha due opere che precorrono la storia: il romanzo interrotto Senza i conforti della religione e il mondo salvato dei ragazzini, e può essere considerata un po' l'apertura poetica della storia. La storia che quindi lei scrive appunto in 3 anni e che lei definisce un libro sulla guerra, e le finisce come una, le dice: io l'ho scritto, lei dopo Il mondo salvato dei ragazzini pensava di non scrivere mai più nessun romanzo, e invece poi decide di affrontare questo romanzo spinta dalla volontà di denunciare, no? Di fare questo atto di accusa contro tutti i fascismi del mondo. Qual è la trama della storia? Purtroppo farò lo spoiler per chi non ha letto il romanzo, mi dispiace. La storia è quella di una famiglia di modeste condizioni sullo sfondo della Roma, della guerra e del secondo dopoguerra. Una delle protagoniste è la maestra Ida Ramundo, che qui vediamo nei panni di Claudia Cardinale in una trasposizione cinematografica di Luigi Comencini dell'86. Iduzza Ramundo, maestra elementare di origine ebraica, di origine calabrese e ebraica, vedova con un figlio adolescente, Inuzzo, che nel 1941 subisce una violenza da un soldato tedesco, violenza da cui nasce lui, questo bambino, Giuseppe detto Seppe. Ci sono le vicende di questa famiglia che praticamente subisce tutte le travestie della guerra, dalla distruzione della casa con il bombardamento di San Lorenzo, la promiscuità con gli altri sfollati, la fame e la miseria. E dopo, diciamo, tutti sopravvivono alla guerra, ma sopravvissuti alla guerra poi, mi spiace, muoiono tutti. Muore Ninuzzo,
che è questo ragazzo irrequieto, che nella sua smania di azione prima è fascista, poi partigiano, poi contrabbandiere, per questo muore in uno scontro a fuoco con la polizia, muore Giuseppe, che è poi il vero protagonista del romanzo, che nella sua incantata innocenza sembra quasi una creatura magica, molto fragile, lui è epilettico, però sembra dotato di un dono, di qualcosa che trascende la realtà. Muore tutto, muore anche il cane. L'unica a sopravvivere è la madre, Iduzza, che però per sopravvivere alla morte dei due figli si rifugia nella follia. Quindi in realtà sopravvive altri 10 anni in un manicomio dove poi morirà. Ora, questa storia, che è la storia di Iduzza e dei suoi bambini, ma in realtà si muove in una storia più corale, dove si muovono tantissimi personaggi, tantissime comparse, l'oste Remo dell'Osteria di San Lorenzo, i Mille, questa enorme famiglia di Spollati napoletani, la famiglia Marrocco, questi sociali del Rione Testaccio, Davide Segre, che è questo partigiano ebreo anarchico, tramite cui Elsa Morante esprime tutte le sue ideologie anarchiche. Beh, tutte queste storie individuali in realtà si svolgono in un continuo di rimandi e scambi con la storia collettiva, con la macro storia. Infatti, il romanzo ha uno stile annalistico, che significa sono 8 capitoli e il titolo di ognuno degli 8 capitoli è un anno dal 1941 al 1947, che poi è il periodo che corrisponde con la durata della vita di Giuseppe. Ogni capitolo, quindi che corrisponde a un anno, è preceduto da una sintesi degli eventi storici italiani e mondiali di quell'anno, tranne il primo capitolo, che è una sintesi degli eventi dal 1900 al 1941 e la nota finale, che è gli eventi dal 1948 al 1967. Si chiude col golpe militare in Grecia. Quindi vedete che è un'opera dalle intenzioni enormi, perché Elsa Morante si pone di raccontare la storia di tutto il Novecento, ma in realtà tramite la storia del Novecento in realtà vuole raccontare la storia tutta. E infatti in realtà anche questo stile annalistico, no? Questo continuo rimando tra la storia, la macrostoria e la microstoria, in realtà è solo un modo per mostrare che la storia, quella con la S maiuscola, fagocita la vicenda dei singoli individui. Infatti, nel romanzo ci sono queste due continue forze contrapposte: da una parte la storia con la S maiuscola contro la storia con la S minuscola di tutti questi personaggi. Che cos'è la storia? Beh, la storia, come dice la copertina della prima edizione, è uno scandalo che dura da 10.000 anni. Abbiamo visto anche nelle sue scelte delle copertine, le scelte non sono mai un caso. Lei in realtà voleva un quadro di Bill Monroe, su diciamo, pressione dell'Einaudi alla fine desistette, e fu scelta questa foto di Robert Capa, che era un fotoreporter ungherese, che è una foto della guerra civile spagnola, quella del 36-39, dove vediamo questo bambino morto riverso sulle macerie della guerra, un bambino di cui noi non conosceremo mai il volto. Che cos'è la storia? È un'entità astratta, che incombe su tutta l'umanità. E praticamente è il potere, sono i potenti, un'entità senza volto, adulta, violenta, insensata, che schiaccia l'umanità semplice, piccola, povera, che si arrabatta nella vita, ma che alla vita resta aggrappata. E quindi è appunto questo ente superiore, astratto, dispotico, distruttivo, che schiaccia le sue vittime, che sono gli umili. Questo lo dice Davide Segre durante il romanzo. Dice: questi ultimi anni sono stati la peggiore oscenità di tutta la storia. La storia si capisce, è tutta un'oscenità fin dal principio, però anni osceni come questi non c'erano mai stati. Lo scandalo è necessario, però infelice chi ne è la causa. E anche il libro viene introdotto, vedete, da una frase di un sopravvissuto di Hiroshima, che dice: non c'è parola in nessun linguaggio umano capace di consolare le cavie che non
non sanno il perché della loro morte. Ora, quindi, è un modo di denunciare da parte di Elsa Morante questo grande scandalo che è appunto la storia. Questo meccanismo dominato da un potere mostruoso e senza volto, indeterminato, che schiaccia gli umili, i poveri, gli esclusi. Un meccanismo che in realtà si riproduce sempre identico nelle varie epoche, sempre stato e sempre sarà. Tant'è che il romanzo inizia con dei puntini sospensivi, finisce con dei puntini sospensivi e poi, diciamo, una frase emblematica è la storia continua. Quindi, sebbene la precisione degli anni, dei fatti storici, in realtà è solo un momento di questo grande movimento storico che va avanti da 10.000 anni. Tant'è, questo è una nota editoriale, se non sbaglio, dell'edizione statunitense che esce qualche anno più tardi, che dice: io non presumo davvero che il mio tema annunci una novità sorprendente, si tratta anzi di un'ovvietà. A scorrere un qualsiasi sommario di storia universale si scopre subito che la sterminata vicenda umana, pure nei suoi movimenti e diseguaglianze, presenta un paesaggio di ossessiva monotonia. La storiografia, per quanto esplori, ritrova dovunque lo stesso scandalo incessante. A distanza o da vicino, ogni società umana si rivela un campo straziato, dove una squadra esercita la violenza e una folla subisce. Ma il fatto che questo male sia sempre esistito non è motivo che gli dia diritto di esistere, e relegare questo argomento fra gli inutili luoghi comuni è un pretesto triviale, atto a giustificare un silenzio complice. Non è lecito dimenticare che il nostro secolo ha superato nei segni dell'orrore ogni altra epoca. E quindi lei dice appunto: una storia che va avanti da sempre e sempre cambierà, però io do uno sguardo su uno dei momenti in cui l'orrore è arrivato nel punto più basso. E infatti, se noi andiamo a vedere un po' anche l'impianto del romanzo, c'è una prima parte dove c'è la guerra, e dove la guerra che schiaccia, no, tutti i personaggi, però nonostante ci sia la guerra, comunque c'è ancora un popolo che si ribella, uno scatto vitale, c'è Iduzza ad esempio, no, che è questa donna sempre impaurita, angosciata, piena di ansie, che però riesce a sopravvivere, a resistere per amore dei figli di fronte a tutte le tragedie che le capitano, i rastrellamenti, il bombardamento, la fame, e anzi proprio per la disperazione, per l'amore verso i figli, a un certo punto reagisce, va a rubare il cibo, assalta il forno. Quindi in realtà, fino a che c'è la guerra, c'è questo slancio vitalistico. E il momento tragico avviene dopo, quando la guerra finisce, e uno si aspetterebbe: finisce la guerra, inizia la parte della rigenerazione, del rinnovamento, e invece finisce la guerra ed è tutto un requiem, tutti muoiono, viene a cadere la vitalità, l'allegria, non c'è più la guerra, ma ci sono i sopravvissuti e il loro dolore. Vedete, c'è la frase del sopravvissuto di Hiroshima, perché? Perché dopo fino a che c'è la guerra la gente non sa nulla, dopo la guerra si scopre tutta lo scenario, tutto l'orrore che è stato compiuto durante la guerra. Basti pensare a una scena emblematica in cui Useppe vede, e poi da lì ha tutta una serie di crisi epilettiche, vede dai quotidiani le fotografie degli ebrei rinchiusi, scarnificati, rinchiusi nei campi di concentramento. E in questo meccanismo brutale che è la storia, tutti sono vittime, tutti i protagonisti. Addirittura Gunther, il soldato tedesco che si macchia di uno stupro, anche lui ci viene mostrato come una vittima, perché è un povero ragazzo, si trova in guerra, mandato chissà da chi, è giovane, gli manca la mamma, gli manca la casa, è spinto da quell'azione, da queste esigenze. E questo rimando tra storia, macrostoria, microstoria ci viene spiegato sia da, appunto, da questo stile analistico, anche dai vari titoli che vennero provati da Elsa Morante. Questo è Tusso, il primo titolo aveva pensato, ovvero Tutto uno scherzo. Doveva essere anche Il grande male, L'epilessia. Qua vi faccio vedere alcuni manoscritti del romanzo che ci mostrano poi come lei lavora e il grande lavoro che c'è dietro questo romanzo. Io ho letto tutto un saggio interessantissimo, praticamente, vedete, allora lei seguiva un rigore metodologico impressionante, e innanzitutto numerava tutte le pagine, poi praticamente ogni parte dei manoscritti aveva una sua funzione. Il piatto di copertina sono questi qua, praticamente era
erano praticamente i serbatoi di riferimento da cui partire per dare significato ai romanzi, quindi ci sono citazioni, riferimenti letterari, Dylan Thomas, César Vallejo, ci sono elenchi di parole come questa, praticamente erano elenchi, erano appunto serbatoi a cui attingeva, elenchi che poi lei utilizzava all'uopo. Poi vi erano, abbiamo visto, il verso e il retto, questo è sempre nello spazio 900 nella Biblioteca Nazionale, un video che ho realizzato su questi supporti mediatici dove pigiando col dito scorrono le, appunto, no, questo è il manoscritto di, della storia. Mi fermo qua, se riesco a fermare, vabbè, volevo fermarmi un po' prima, però vedete sul lato destro c'è la parte manoscritta, sul lato sinistro, vabbè, vado avanti, magari si vede in qualche altra immagine, vediamo queste pagine che si staccano, vedete i buchini, ecco qua. Vedete sul lato destro il manoscritto, sul lato sinistro le annotazioni, annotazioni che sono, abbiamo visto le riflessioni sul carattere di un personaggio, l'abbigliamento, ci sono correzioni, rifacimenti, integrazioni, sono anche segni di richiamo, vedete l'asterisco, il cerchio, il puntino, la stella giudaica, e poi ci sono le ricapitolazioni della successione degli eventi, ma soprattutto c'è un enorme impianto di documentazione storica, dove ci sono gli studi sul dialetto romanesco, ci sono le mappe del ghetto di Testaccio di San Lorenzo, schizzi sommari dei percorsi che i personaggi fanno per Roma, più frutto di tutti i sopralluoghi che lei fa in questi quartieri, più un immenso apparato bibliografico. Lei in praticamente una nota d'edizione indica i testi di riferimento, ma se andiamo a vedere la sua biblioteca praticamente si rivela un numero di letture ben più ampio, questo è il catalogo dei suoi libri di riferimento, dei libri che lei ha studiato per scrivere la storia, e lei aveva un'attenzione quasi ossessiva all'esattezza dei dati, e quindi solo per citarvene qualcuno più importante, gli studi di Nuto Revelli sulla campagna di Russia per creare il personaggio, no, del figlio marocco che è prigioniero in Russia, Enzo Piscitelli con gli studi sulla resistenza romana, De Felice con i testi sul fascismo, sulla condizione degli ebrei sotto Mussolini, e poi forse uno dei testi più importanti non solo per l'amicizia che lo legava a De Benedetti, ma è 16 ottobre del 1943, questa è proprio un'immagine del libro che aveva la Morante, sottolineato dalla Morante, che praticamente è un libro che è venuto al mio tour sull'arsenamento del ghetto, io lo utilizzo tantissimo perché è un libro importantissimo, è la prima memoria scritta sulla deportazione degli ebrei, pensate, venne pubblicato nel dicembre del 44 ed è un testo di riferimento nella ricostruzione dei fatti del rastrellamento degli ebrei di Roma del 16 ottobre del 43, tant'è che io che ora ho riletto la storia mi sono apparsi lampanti proprio certi passaggi paralleli tra la storia e il di De Benedetti. Un esempio su tutti, il personaggio di Vilma, che è questa fanatica di Trastevere che a un certo punto arriva nel ghetto per avvisare gli ebrei del pericolo che stanno correndo, vedete, Vilma nei suoi giri quotidiani riportava nel ghetto delle informazioni strane e inaudite che le altre donne rifiutavano come fantasia il suo cervello, poi la cita anche più avanti, a guerra finita, dice, lei pensava di non ritrovarsela mai più e ricorda la storia, dice, dicono la vigilia di quel giorno, venerdì 15 ottobre, sul far della sera Vilma fosse accorsa piangente e trafelata nel piccolo quartiere giudio, chiamando a gran voce dal basso le famiglie che a quell'ora stavano raccolte in casa per le preghiere del sabato. Come una randa stracciona, correndo in pianto per le straducole, essa scongiurava tutti quanti di fuggire. E mi sono venute in mente queste pagine di De Benedetti, Vilma diventa celeste, che giungeva invece nel letto di Roma la sera di quel venerdì 15 ottobre, una donna vestita di nero, scarmigliata, sciatta, fradicia di pioggia, venuta da Trastevere di corsa, avvisa appunto del pericolo, ma nessuno volle crederci, tutti ne risero, tutti sanno che è una chiacchierona, un'esaltata, una fanatica. E quindi vedete un grande apparato bibliografico, grandi studi storici, tant'è che in realtà il testo della storia viene utilizzato, potrebbe essere utilizzato e viene utilizzato anche come documento storico, e lo vedremo anche, vedremo un caso più avanti. E poi tutti i supporti, ad esempio c'è questa rubrica dove lei annotava tutte le informazioni che le potevano servire nella stesura del romanzo.
Per concludere il discorso e per passare ai luoghi della storia, ora in realtà la ricostruzione realistica della tragedia degli Umili in uno scenario di guerra si intreccia in modo sublime alla dimensione fiabesca ed è forse sono questi pa i passaggi in cui il romanzo è più convincente, ovvero con la figura di soprattutto Giuseppe, ma anche di Nino, viene dato il mondo visto dai bambini, un mondo trasfigurato. Il mondo visto da Giuseppe è un mondo dove non c'è la guerra, la morte, la povertà e lui attraversa questa Roma in macerie, ma in realtà è una Roma che a lui appare bella. Giuseppe è il fulcro del romanzo, intorno a cui poi agiscono tutti gli altri personaggi e prima di lui nessun bambino nella letteratura italiana ha rivestito un ruolo così fondamentale e intenso. Giuseppe è questo bambino fiducioso e innamorato del mondo, capisce il linguaggio degli animali, ne condivide l'innocenza, ovunque si trovi è felice, anche quando la sua innocenza gioiosa è turbata dagli episodi negativi, lui si riesce sempre a rialzare con la sua capacità infantile. E rivolgere altrove la sua attenzione. Per la sua bontà e simpatia è stato paragonato all'idiota di Dostoevskij. Vive in profonda armonia con la natura, non ha pregiudizi. A un certo punto lui dice: per lui non esistevano differenze né di età né di bello e brutto, né di sesso né sociali. Lui non viene né battezzato né circonciso, accentuando la sua appartenenza solo all'umanità. Davide Segre a un certo punto dice: tu sei la creatura più felice del mondo, tu sei troppo carino per questo mondo, tu non sei di qua perché la felicità non è di questo mondo. È un personaggio che noi amiamo tantissimo, al quale Elsa Morante. Ma ho perso la pagina, praticamente avevo messo una poesia, l'ho cancellata, si vede inconsultamente. Una poesia che Elsa Morante dedica. Sì, l'ho cancellata inconsultamente, ma è una poesia che lei dedica a Giuseppe, a questo personaggio frutto della sua fantasia, che proprio sottolinea questo amore anche viscerale che ha verso i suoi personaggi. Ho cancellato la poesia dedicata a Giuseppe, ma invece c'è invece lei che si rivolge a Ida, ormai nel manicomio, dice: Ida, la salutai, mi riconosci? Non capiva, mi guardava un sorriso, un bambino, lei ormai già folgorata dalla follia. Beh, chiudo solo col sottolineare che nella storia troviamo quello che troviamo negli altri romanzi, ovvero il mito dell'infanzia, della fanciullezza, la felicità raggiungibile solo dai bambini e anche, questo mi piace sempre sottolinearlo, anche la viscerità dell'amore materno. Elsa Morante non è mai stata madre. Ha sempre vissuto il rimpianto anche di quell'aborto, di non aver avuto un figlio, eppure lei ci restituisce le immagini più grandiose di madre. E credo che la cosa più forte di questo romanzo è la visceralità dell'amore materno di Iduzza verso i loro figli. C'è questa scena incredibile, no? Che chiude il romanzo in cui questo amore istintivo di questa donna, a un certo punto lei, nel momento in cui Giuseppe muore da solo in casa, lei viene assalita da un devastante presagio, prova nel proprio corpo la medesima sensazione di offesa fisica, di mutilazione, lo stesso male che sta sentendo il figlio lontano e mossa da questo presagio ne viene trascinata come un atoma. Lascia il ricevitore del telefono appeso, non saluta le colleghe della scuola, lascia le sporte della spesa e corre verso questo figlio che sente in pericolo. E beh, lei che mai è stata madre, appunto, invece ci restituisce delle immagini di madri potentissime. Bene, ma passiamo alla parte che interessa a noi, ovvero è la presenza di Roma nella storia, perché volendo citare Dario Bellezza, la storia è il più alto monumento a Roma che sia stato edificato nel Novecento. Guardo un attimo le chat. Allora, la storia è il più alto monumento a Roma che sia stato edificato nel Novecento. Ed effettivamente Elsa Morante riesce a descrivere con una grande precisione le strade, le piazze, le botteghe, le osterie, i giardinetti, soffermandosi anche su un grande quadro d'insieme sociale, urbanistico. E perché oltre ad aver raccolto un'esauriente documentazione, come abbiamo visto, in realtà lì c'è anche una sua conoscenza diretta dei luoghi. È una conoscenza diretta di quei luoghi in quel
difficile periodo storico, tant'è che la storia, il romanzo La Storia, possiamo considerare quasi una storia anno per anno, dal 1941 al 1947, della città di Roma. È questa storia che noi andremo un po' a nucleare in quest'ultima parte del talk. Ora, ho letto un interessante saggio che fa un parallelismo tra la Roma del quel pasticciaccio brutto di via Merulana di Carlo Emilio Gadda, che abbiamo visto 2 settimane fa, e la Roma della Storia. E dice: e la Roma della Storia si innesta sulla Roma di Carlo Emilio Gadda, che abbiamo visto. Una Roma mutilata, offesa, una nuova Babele in preda al caos, alla violenza, dove che diventa l'icona della degenerazione morale e sociale dell'Italia intera, l'immagine della definitiva impossibilità di ogni ideale di rinnovamento e giustizia in cui lo stesso Gadda aveva creduto nella prima fase del fascismo. E questa la Roma in cui si trova a camminare il soldato Gunther nel gennaio del 1941 nell'incipit del romanzo. Però, mentre questa Roma mussolinia gaddiana è una Roma sfrantumata, no? In mille schegge, vasta, ariosa, dispersa, esplosa, la Roma della storia invece si sviluppa in una topografia ristretta, implosa, ossessiva. Sono questi i quartieri della storia, li ho messi su mappa tutti, non ne ho tralasciato nessuno, sono tutti quartieri poveri se non poverissimi, ma appaiono tutti nelle descrizioni degli spazi implosi, immemori di sé. E questa è una città maceria che sembra soccombere essa stessa alla storia. Ed ecco quindi la Roma che si trova a visitare Gunther nel gennaio del 41. In questo stato, giunto alla città di Roma, usò del suo permesso pomeridiano per buttarsi solo a caso nelle strade prossime alla caserma dove aveva sistemato il suo convoglio per la sosta. E capitò nel quartiere di San Lorenzo senza nessuna scelta, come un imputato accerchiato dalle guardie che oramai nella sua ultima libertà irrisoria non sa più che farsi nemmeno che di uno straccio. Sapeva esattamente numero 4 parole in tutto d'italiano e di Roma sapeva soltanto quelle poche notizie che si imparano alla scuola preparatoria. Per cui gli fu facile supporre che i casamenti vecchi e mal ridotti del quartiere San Lorenzo rappresentassero senz'altro le antiche architetture monumentali della città eterna. E all'intravedere, oltre la muraglia che chiude l'enorme cimitero del Verano, le brutte fabbriche tombali dell'interno, si figurò che fossero magari sepolcri storici dei Cesari e dei Papi. Non per questo, tuttavia, si fermò a contemplarli. A quest'ora, per lui, i Campidogli e Colossei erano mucchi di immondezza. La storia era una maledizione e anche la geografia. E quindi il primo luogo che vediamo all'inizio del romanzo è il quartiere San Lorenzo. Questa mappa, come quella del Trestaccio, l'ho preso dal sito di A Passeggio. Quindi questi punti verdi praticamente sono tutti i luoghi della storia. San Lorenzo che ci appare già all'arrivo di Duzza come immigrata, e quindi noi vediamo c'è una dettagliatezza della descrizione di Roma di prima, durante e dopo la guerra, con un'attenzione. C'è la Roma degli immigrati, quella che abbiamo visto con Pirandello, che abbiamo visto con Zola, no? Che arriva a vivere la nuova capitale, in questo caso poverissimi, nel quartiere popolare del San Lorenzo. E quindi si vede questa composizione sociale molto variegata della città di Roma. Lo vediamo con Iduzza, il marito Alfio, lo vediamo poi con la famiglia Marrocco nel Rione Testaccio. San Lorenzo che ci viene mostrata anche nel suo periodo prima della guerra, quando fu la protagonista di quelle che erano le 3 battaglie contro il fascismo. Viene raccontata la terza battaglia, quella in occasione della marcia su Roma, che fu un avvenimento pacifico, tranne che trovò l'unica resistenza proprio nel quartiere rosso e popolare di San Lorenzo. San Lorenzo che, nonostante le macerie della guerra, le brutture, invece viene, questo è uno degli esempi, uno dei 2 esempi che vi mostro, di come questa realtà brutta viene trasfigurata dagli occhi del bambino, dagli occhi di Giuseppe. E guardate San Lorenzo così brutta come invece appare al bambino. Quel mondo e quella popolazione, poveri, affannosi e deformati dalla smorfia della guerra, si spiegavano agli occhi di Giuseppe come una multipla e unica fantasmagoria, di cui nemmeno una descrizione dell'Alhambra di Granada o degli orti di Shiraz, né forse perfino del paradiso terrestre, potrebbe rendere una somiglianza. E quando infine si arrestarono su un misero spiazzale d'erba, dove 2 stenti alberi cittadini avevano messo loro le radici, e
e si riposarono a sedere su quell'erba, la felicità di Giuseppe davanti a quella bellezza sublime diventò quasi spavento e si aggrappò con le due mani alla blusa del fratello. I casamenti popolari intorno allo spiazzo, nella luce aperta del mattino, essi pure sembravano accendere le loro tinte per uno splendore interno che li inargentava e li indorava come castelli altissimi. E quindi caseggiati popolari, queste brutture sembrano dei castelli e tutta la desolazione invece sembra il paradiso terrestre. San Lorenzo però da Elsa Morante viene scelto perché? Perché è il luogo emblema dei bombardamenti, è il primo luogo che viene bombardato il 19 luglio del 1943, il primo di una serie di 50 bombardamenti che colpirà la città di Roma durante praticamente 12-13 mesi. Ci prepara a questo momento, ci racconta qual era lo stato d'animo della popolazione romana durante la guerra, quando Roma, a differenza delle altre città, ancora non era stata toccata dai bombardamenti. E perché? Perché si sentiva inviolabile. Vedete, ogni tanto la notte per la città risuonavano le sirene dell'allarme aereo, ma la gente a San Lorenzo se ne curava poco, persuasa che Roma non verrebbe mai colpita per la protezione del Papa, il quale difatti veniva soprannominato la contraerea dell'Urbe. Qui ho messo in foto proprio l'allarme antiaereo del quartiere San Lorenzo, che ancora sta lì sul tetto dell'Istituto Superiore di Sanità a Viale Regina Margherita, Regina Elena. Però poi c'è un crescendo e quindi passano i mesi e la popolazione forse non si sente più tanto sicura. Dice: sempre più spesso col passare dei mesi suonavano gli allarmi notturni delle sirene, seguiti per solito di lì a non molto da fragori di apparecchi attraverso il cielo. Ma erano sempre apparecchi di passaggio diretti altrove. Le notizie di altre città italiane bombardate non rimuovevano i romani della loro passività fiduciosa. Convinti che Roma fosse città santa e intoccabile, i più lasciavano passare allarmi e fragori senza muoversi dai loro letti. Piano piano la popolazione romana si impaurisce sempre più e le famiglie possidenti, la gente ormai snervata, impaurita dalle notizie strane che correvano ovunque, cominciava a sentirsi meno sicura. Le famiglie possidenti si erano trasferite in campagna e rimasti la grande folla, incontrandosi in strada, sui tram, negli uffici, si guardavano in faccia fra loro, anche fra sconosciuti, tutti con la stessa domanda assurda nelle pupille. E quindi vedete, lei ci descrive Roma, ci descrive gli stati d'animo della popolazione e che poi verrà colpita da questo evento tragicissimo, un bombardamento che doveva colpire lo scalo ferroviario del Tiburtino e che però in queste 1.060 tonnellate di bombe buttate dall'USAF, dall'aviazione americana per lunghe 3 ore, dalle 11 alle 14 al 19 luglio, l'intero quartiere viene colpito. Vengono colpiti i caseggiati, 58 di loro, viene colpito il cimitero del Verano, la Basilica di San Lorenzo, l'ospedale, il Policlinico Umberto I, la città universitaria, il quartiere di Piazza Bologna. E il bombardamento ci viene raccontato proprio dagli occhi di Ida. Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano Giuseppe. Faceva un tempo sereno e caldissimo, il cielo era limpido. E a un certo punto, quando uscendo dal viale alberato, non preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d'orchestra metallico e ronzante. Giuseppe levò gli occhi in alto e disse: "Lioplani", e in quel momento l'aria fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava intorno a loro, sminuzzato in una mitraglia di frammenti. E poi quindi viene buttata a terra da questa ondata e l'unica preoccupazione che ha è quella di tastare il corpo di Giuseppe per assicurarsi che era incolume. E poi qui ho trovato proprio grande corrispondenza anche con le testimonianze dei sopravvissuti a questo bombardamento. Dice: questo cielo limpido a un certo punto si riempie di questa immensa nube che nascondeva il sole, faceva tossire col suo sapore di catrame. Attraverso questa nube si vedevano fiamme e fumo nero dalla parte dello scalo merci. Sull'altra parte del viale le vie di sbocco erano montagne di macerie, e Ida, avanzando a stento con Giuseppe in braccio, cercò un'uscita verso il piazzale tra gli alberi massacrati e anneriti.
E poi arriva la sua abitazione, la sua casa che è stata totalmente distrutta dalle bombe. Ne rimaneva solo una quinta, spalancata sul vuoto. Cercando con gli occhi in alto, al posto del loro appartamento, si scorgeva fra la nuvolaglia del fumo un pezzo di pianerottolo sotto a due cassoni dell'acqua rimasti in piedi. Da basso, dalle figure urlanti o ammutolite, si aggiravano fra i lastroni di cemento i mobili sconquassati, i cumuli di rottami e di immondizie. Nessun lamento ne saliva. Là sotto dovevano essere tutti morti, ma certune di quelle figure, sotto l'azione di un meccanismo idiota, andavano frugando o raspando con le unghie fra questi cumuli, alla ricerca di qualcuno o qualcosa da recuperare. E molti di queste persone che raspavano con le mani in queste macerie moriranno a loro volta nelle ondate successive che colpiranno il quartiere. Ovviamente un episodio devastante, e vedete, poi dopo c'era il silenzio. Al contrario, alle notti degli allarmi non c'era confusione né urti né vocio. La maggior parte dei presenti si guardavano in faccia inebetiti, senza dire nulla. Molti avevano i vestiti a pezzi e bruciacchiati, certuni sanguinavano. Da qualche parte di fuori, fra un rumorio sterminato e incoerente, ogni tanto pareva di distinguere dei rantoli, oppure si levava ad un tratto qualche urlo feroce, come da una foresta in fiamme. E quindi vedete uno scenario apocalittico di distruzione e di morte. Iduzza e il suo figlioletto sono senza casa e quindi decidono, qui ho messo qualche foto perché vediamo il quartiere San Lorenzo anche quando lo visitiamo insieme, attraverso questi squarci che si aprono all'improvviso tra i palazzi, attraverso le numerose targhe, sono il segno vivente di quell'evento drammatico che portò a un numero imprecisato di morti, accertati 1492, ma sicuramente saranno almeno tra il 1600 e le 1800 persone morte sotto le macerie. Come vi dicevo, Iduzza è senza casa e quindi segue una carovana di fuggiaschi sinistrati lungo la via Tiburtina, avviati in direzione di Pietralata. E che cos'era? Dov'era Pietralata? Pietralata era una zona sterile di campagna, all'estrema periferia di Roma, dove il regime fascista aveva istituito qualche anno prima una sorta di villaggio di esclusi, ossia di famiglie povere cacciate via d'autorità dalle loro vecchie residenze nel centro cittadino. Lo stesso regime aveva provveduto frettolosamente a fabbricare per loro, con materiali autarchici, questo nuovo quartiere, composto di alloggi rudimentali fatti in serie, i quali adesso, benché recenti, apparivano già decrepiti e imputriditi. Erano, se ben ricordo, delle casupole rettangolari messe in fila, tutte di uno stesso colore giallastro, in mezzo a un terreno brullo e non selciato, che produceva solo qualche arboscello nato secco e per il resto polvere o melma, a seconda delle stagioni. Fuori delle casupole ci si vedevano certi casotti di cemento adibiti al latrino o al lavatoio o degli stenditoi simili a forche. E in ognuna di quelle casupole dormitorie ci si ammassavano dentro famiglie e generazioni, a cui ci si mischiava adesso una popolazione errante di fuggiaschi della guerra. E quindi vedete, ci dà una descrizione realistica di quella che era la borgata di Pietralata, una borgata nata per il volere fascista, del regime fascista nel 1934 e che come vedete faceva parte di una costellazione di borgate costruite per risolvere il problema abitativo sotto appunto in quel periodo. E quindi vedete c'è il Samolante che dà attenzione a questo mondo di emarginati che in realtà era già salito sia alle cronache giornalistiche, varie inchieste diciamo giornalistiche dal 56 in poi, ma anche a dignità letteraria perché Pietralata è la location principale del secondo romanzo di Pierpaolo Pasolini, Una vita violenta, perché a Pietralata che nasce e vive il suo protagonista, Tommaso. Ma in realtà il Samorante, diciamo Iduzza, in realtà poi non vive proprio precisamente nella borgata che ci viene descritta così bene dalla Morante, vive in un caseggiato di sfollati insieme a tante famiglie, tra cui appunto questa famiglia dei Mille, questa famiglia di tantissimi napoletani. Ma Pietralata dà l'occasione al Samorante di raccontare un episodio della resistenza romana e della repressione tedesca, un episodio un po' meno raccontato, un po' più marginale, ma uno
uno dei primi atti di repressione tedesca, quello che viene ricordato come l'eccidio di Pietralata, ovvero in risposta all'assalto del popolo, della folla al forte Tiburtino, ne nasce una battaglia delle scaramucce tra partigiani, tra la folla, tra la gente e i tedeschi riescono a catturare 19 di loro, che vengono processati secondo un processo sommario avvenuto in tedesco, e dove praticamente il gruppo viene diviso in due. 9 vengono portati in un campo nella zona di Ponte Mammolo e vengono costretti a scavare delle fosse. Al termine di questa operazione vengono riportati in questo castello di Casal dei Pazzi, dal quale viene fatto partire il secondo gruppo, quello dei 10, che viene fucilato con un colpo alla nuca. Di questa storia ci racconta, questa storia viene praticamente, ne viene informata la popolazione subito da uno di questi comunicati, no, che siamo molto abituati a vedere di quel periodo, in cui si vedete la condanna è già stata eseguita, ci ricorda un po' quello delle fosse ardeatine, ma in realtà poi i cadaveri verranno scoperti solo a fine della guerra. Questo ce lo racconta la Morante. Devo dire c'è un po' un'inesattezza storica, perché qui dice c'erano 11, non 10, l'11esimo era un ciclista innocuo, va detto che però non era colpa della Morante, perché lei si basa su una pubblicazione dell'Ampi, Il sole è già sorto a Roma, se non sbaglio si chiama, che è del 46, e che purtroppo dà questa versione sbagliata. In realtà questi cadaveri che vengono ritrovati in questa fossa furono 9 e non 10, perché il decimo venne graziato e non venne sostituito da questo fantomatico ciclista. C'è una lapide all'interno del carcere di Rebibbia, in quel luogo dove è avvenuto l'eccidio, che noi non possiamo vedere, io non ho trovato neanche una foto, ma c'è una lapide a Pietralata, a via Piperno, che ricorda appunto i caduti. Ma la storia del Samorante regala grandi pagine al ghetto. Il ghetto, che è un luogo di forte attrazione per Iduzza, perché nel suo sangue scorre del sangue ebreo, e quindi lei si sente attratta da questo luogo, anche se per lei lo sente come pericoloso, ne viene attratta quasi come un magnete. E abbiamo delle poderose descrizioni del ghetto. Innanzitutto questa, che è prima della guerra, quindi come ce lo descrive il ghetto? Era un piccolo quartiere antico, segregato fino al secolo scorso, con alte muraglie e cancelli che venivano chiusi alla sera, e soggetto di quei tempi alle febbri per via dei vapori e della melma del Tevere vicino, che ancora non aveva argini. Da quando il vecchio quartiere era stato risanato e le muraglie abbattute, il suo popolo non aveva fatto che moltiplicarsi, e adesso in quelle solite 4 straducce e 2 piazzette ci si arrangiavano a stare a migliaia. C'erano molte centinaia di pupetti e ragazzini, per lo più riccetti con gli occhi vispi, e ancora al principio della guerra, avanti che incominciasse la grande fame, ci giravano diversi gatti domiciliati tra le rovine del teatro di Marcello ad un passo di là. Gli abitanti per la maggior parte facevano i venditori ambulanti o gli stracciaiuoli, che erano i soli mestieri permessi dalla legge agli ebrei nei passati secoli, e che poi fra poco, nel corso della guerra, gli sarebbero stati proibiti anche questi dalle nuove leggi fasciste. Pochi di loro disponevano al massimo di qualche locale al pianerottolo per uso di rivendita o deposito della roba, e queste più o meno erano tutte le risorse del piccolo villaggio, dove i decreti razziali del 1938, tuttora invariati, non avevano potuto mutare di molto le sorti. E quindi vedete, in pochissime righe ci dà un quadro del ghetto come era stato per tanti secoli sotto il potere papalino, nel suo cambio urbanistico con Roma capitale, e poi con il nuovo cambio sotto le leggi fasciste del 38. Ma quello che ci interessa ovviamente è il rastrellamento del ghetto, che appunto lei ci racconta sulla scorta delle informazioni che legge, abbiamo visto, sul libro del 16 ottobre 43 di Giacomo De Benedetti. C'è il rastrellamento del 16 ottobre e ecco qui. Ma quello che ho trovato tantissimo interessante è anche la descrizione del ghetto
dopo il rastrellamento, nei mesi successivi, com'è che ci appare? Ida sapeva che il piccolo quartiere adesso, già da mesi, era di nuovo sgombro di tutta la sua popolazione. Gli ultimi latitanti dello scorso ottobre, tornati quatti quatti nelle loro stanzette, ne erano stati snidati a febbraio, uno per uno, dalla polizia fascista al servizio della Gestapo. E persino i senzatetto e i vagabondi se ne scansavano. Però nella sua testa oggi queste notizie si smarrivano fra le reminiscenze e abitudini anteriori, seppur confusamente, lei si aspettava tuttora di incontrare là dentro la solita pipinara di famigliucce, dai capelli ricci, dagli occhi neri, nelle strade, sui portoncini e alle finestre. Poi va avanti e dice: oggi Ida si trascinava come in un labirinto enorme senza principio né fine, e per quanto lo girasse, ci si trovava sempre allo stesso punto. E eccola di nuovo allo spiazzo con la fontana era secca, dalle loggette dei ballatoi decrepiti della viuzza spiovevano le piante morte, ai piani delle casupole non c'era più il solito imbandieramento di calzoncini, fasciole, altricenci stesi ad asciugare, quella dai ganci esterni ne pendevano tuttora le cordicelle spezzate e qualche finestra aveva vetri rotti, dall'inferrata di un terraneo già adibito a rivendita si intravedeva il locale umido e buio spogliato del banco e delle merci invaso da ragnatele, dei qualcuno pareva sbarrato, ma altri sfondati nei saccheggi erano appena accostati o semiaperti. E quindi vedete, attraverso la descrizione di questo quartiere abbandonato, deserto, dove anche i senzatetto si guardavano bene dall'andare, ci racconta quello che è significato essere ebrei nella Roma di quell'epoca, anche dopo il rastrellamento, o ebrei oggetti di continue delazioni, delle incursioni dei fascisti che li arrestavano, ne castravano le taglie e saccheggiavano le loro case e i loro negozi. Ma ritorniamo, il ghetto lo sappiamo, è proprio pieno, no, di targhe, di pietre d'inciampo che ricordano i tragici eventi, sia del rastrellamento sia del 16 ottobre, fu quello più massivo, ma anche di tutti i rastrellamenti successivi. Ho messo un po' di foto del ghetto dove io sto sempre col romanzo La storia in mano, e dove appunto vedete qua è sulla facciata della sinagoga dove noi ricordiamo i 1022 che partono il 16 ottobre, ma in realtà da Roma partono nei 9 mesi di occupazione tedesca ben 2091 deportati. I deportati del 16 ottobre del 43, dopo 2 giorni e 2 notti passate nei saloni, nei cortili del collegio militare a Via della Lungara, vengono portati qua, alla stazione Tiburtina, che come potete vedere da questa foto storica è molto diversa dalla stazione Tiburtina che abbiamo noi oggi. È una piccola stazione di servizio, qui la vediamo sia in una delle scorribande che Giuseppe fa con suo fratello Minuzzo, ma quello che ci interessa a noi e come appare la stazione quella mattina del lunedì 18 ottobre 1943. La stazione, dopo i bombardamenti, era stata prontamente restituita al traffico. Non ci dimentichiamo, la stazione di Tiburtina non viene colpita dai bombardamenti di San Lorenzo, che è appunto lì accanto. Ma la sua bassa facciata rettangolare di colore giallastro si mostrava tuttora bruciacchiata e annerita dal fumo delle esplosioni. Trattandosi di una stazione secondaria di periferia, non c'era mai molta folla, specie lunedì. Però oggi il movimento vi pareva più scarso del solito. In questi tempi di guerra, in particolare dopo l'occupazione tedesca, spesso vi si caricavano o scaricavano delle truppe, ma oggi non vi si notavano militari e solo pochi borghesi vi si aggiravano senza fretta in quella tarda mattinata di lunedì. L'edificio aveva un'aria abbandonata e provvisoria. Iduzza si trova a passare per la stazione Tiburtina e quindi arriva nella stazione proprio nel momento in cui ci sono questi carri bestiame su cui sono caricati i 1022 ebrei in partenza per Auschwitz. E quindi, spinta da una sorta di richiamo, spesso ci sono proprio delle forze inconsce che muovono anche muovono la Iduzza. E le dice: a forza una decina di passi all'entrata si incominciò a udire a qualche distanza un orrendo brusio che non si capiva in quel momento da dove precisamente venisse. Quella zona della stazione appariva attualmente deserta e oziosa. Non c'era movimento di treni né traffico di merci, le sole presenze che si scorgesse erano di là dal limite dello scalo, distanti entro la zona della ferrovia principale, 2 o 3 inservienti del personale ordinario dall'apparenza tranquilla. Però poi le segue il suo vocio di folla umana e vedete nel suo tragitto
che a lei parve chilometrico e sudato come una marcia nel deserto, in realtà erano forse una trentina di passi, e se non incontrò nessuno. Doveva essere mezzogiorno passato da poco. L'invisibile vocio si andava avvicinando e cresceva, anche se in qualche modo suonava inaccessibile, quasi venisse da un luogo isolato e contaminato. In fondo alla rampa, su un binario morto rettilineo, stazionava un treno che pareva ida di lunghezza sterminata. Il vocio veniva da là dentro. Erano forse una ventina di vagoni bestiame, alcuni spalancati e vuoti, altri sprangati con lunghe barre di ferro ai portelli esterni. Secondo il modello comune di quei trasporti, i carri erano senza nessuna finestra, se non una minuscola apertura a grata posta in alto. A qualcuna di quelle grate si scorgevano due mani aggrappate e un paio di occhi fissi. In quel momento non c'era nessuno di guardia al treno. E poi vedete, ci racconta chi c'era in questi treno. All'interno dei carri, scottati dal sole ancora estivo, rintronava sempre con quel vocio incessante. Nel suo disordine si accalcavano nei vagiti degli alterchi, delle salmodie da processione, dei parlottii senza senso, delle voci senili che chiamavano la madre, delle altre che conversavano appartate quasi cerimoniose e delle altre che perfino ridacchiavano. E a tratti su tutto questo si levavano dei gridi sterili, agghiaccianti, oppure altri di una fisicità bestiale, esclamanti parole elementari come bere, aria. Da uno dei vagoni estremi, sorpassando tutte le altre voci, una donna giovane rompeva a tratti in certe urla convulse e laceranti, tipiche delle doglie del posto. E quindi vedete, ci dà un'immagine realistica di quel momento drammatico della partenza dei deportati verso questo viaggio di 6 giorni che li porterà a Auschwitz e dal quale poi torneranno solo in 16. Ora, se voi andate al primo binario della stazione Tiburtina, trovate tutta una serie di lapidi che ricordano sia vari ferrovieri che hanno ricevuto medaglie d'oro, che si sono distinti per aver salvato praticamente, siccome questi erano dei carri bestiame, loro praticamente, che a volte sostavano la notte alla stazione Tiburtina prima di prendere il viaggio verso l'Austria, la Germania, praticamente loro che facevano nella notte questi ferrovieri? Spiombavano i portelloni di questi carri, carri ferroviari, lasciando la possibilità a chi voleva di scappare. E c'è anche una lapide che ricordano la partenza da questo binario, questa tragica partenza del 18 ottobre. In realtà, uno studio recente, se non sbaglio di 2 o 3 anni fa, ha mostrato che il binario da cui sono partiti questi 20 vagoni, no, come ci racconta Elsa Morante, non sono partiti da quel binario, ma da un binario molto più lontano, un binario morto, come ci racconta Elsa Morante, praticamente un binario morto che Iduzza raggiunge dopo aver camminato, vedete, camminato abbastanza e superato una rampa. E quindi dallo studio, sia dalle testimonianze di Robert Katz, di Sabato Nero, di Robert Katz, dove quale ovviamente poi Elsa Morante si rifà, quindi sia dallo studio di Sabato Nero di Robert Katz, sia dallo studio dei passi della storia di Elsa Morante, praticamente la nuova ricerca storica è andata a individuare dov'è che si trovava questo binario da cui partì il treno dei deportati del 16 ottobre. E quindi vedete, c'è questo saggio di Monica Zanardo che ci mostra le annotazioni, quindi vedete, vi ricordate queste annotazioni sul lato verso dei manoscritti che servono, no, per dare concretezza, esattezza storica a quello che lei sta raccontando, che dice, stazione Tiburtina, verificare sul posto se nel 1942-43 esisteva il cavalcavia e la sistemazione attuale delle strade. Si direbbe di no, secondo Black Sabbath di Robert Katz. Poi dice, verificare esattamente la topografia dello scalo Tiburtino del 43. Nota bene, non si tratta dello scalo, ma del cosiddetto fascio B di là dal ponte a destra della stazione. Verificare ancora sul posto informandosi il signor Valeri. Il cancello non dà sulla via stretta dello scalo Tiburtino, ma su uno spazio ampio. E quindi noi abbiamo capito, questa è la, diciamo, sul binario della stazione Tiburtina, e invece il binario, ve lo faccio vedere in altre immagini. Però il binario morto, praticamente questo è il fascio, ora chi conosce la stazione di Burtina lo sa, no? Sono circa una ventina di binari,
E oltre questi binari c'è una parte dove oggi sorge il palazzo, quello nuovo, quello che è la Biennale, giusto? E praticamente questo parcheggio, il Largo Camesena, praticamente era lì che sorgeva questo binario morto da cui partivano i carri per i deportati. Tant'è, questo è un rendering, non ci sta questa stella di David. C'è un progetto per un monumento alla deportazione degli ebrei, il cui autore dovrebbe essere Luca Zevi, che è lo stesso che ha realizzato il monumento ai caduti del 19 luglio del 43 a San Lorenzo, e dovrebbe essere lo stesso progettista del Museo della Shoah che dovrebbero costruire all'interno di Villa Torlonia. Beh, c'è, cioè, questo progetto, non so se mai lo realizzeranno, per ricordare il punto dove appunto è partito questo treno e che appunto è stato ritrovato pochi anni fa grazie proprio allo studio dei manoscritti di Elsa Morante. E poi c'è anche il racconto del ritorno di questi deportati, non sono 1056, sono 1022, i sopravvissuti erano 16, non 15, però è vero, 15 tra i quali una sola donna, Settimia Spizzichino, che appunto a cui poi è dedicato, no, il viadotto della Garbatella. Ma allora io qua ho messo proprio tutti i passaggi dedicati alla Roma occupata, non mi ci soffermo su tutti, se no non la finiamo più, però per farvi vedere, come vedete, la storia individuale di Duzza e gli altri personaggi si intervalla e si incrocia, si intreccia sempre con la storia ufficiale. E quindi qua c'è il Palazzo Venezia, qui ci sono dei punti anche ironici che mi ricordano molto le descrizioni di Mussolini che abbiamo visto in quel pasticciaccio brutto di via Merulana. Poi c'è la storia della caduta del Duce, il dramma dell'8 settembre, la Roma occupata. Ma quello che vi voglio leggere beh, qui anche, no, dei franchi tiratori, di come appunto Roma era stata proclamata città aperta, ma che in realtà non era stato rispettato a nessuno, i famosi chiodi a quattro punte che venivano utilizzati dai partigiani, i franchi tiratori cominciano a muoversi nelle borgate periferiche, anche l'aspettativa, no, che arrivasse presto la liberazione da parte degli alleati, lo sbarco di Anzio il 22 gennaio, che invece poi, vedete, non era che un episodio vanificato, la liberazione imminente era ancora la solita balla, la guerra non finiva. E quindi c'è la descrizione anche degli stati d'animo della popolazione che sperava in una facile liberazione e che invece dovrà attraversare ancora un terribile inverno, una terribile primavera sotto la repressione nazista. Ma è questo che vi voglio leggere, perché c'è una descrizione grandiosa di un mosaico dettagliato di quello che era la Roma dell'epoca e di cosa significava vivere a Roma in quei mesi. Negli ultimi mesi dell'occupazione tedesca, Roma prese l'aspetto di certe metropoli indiane, dove solo gli avvoltoi si nutrono a sazietà e non esiste nessun censimento dei vivi e dei morti. Una moltitudine di sbandati e di mendicanti, cacciati dai loro paesi distrutti, bivaccava sui gradini delle chiese o sotto i palazzi del Papa, e nei grandi parchi pubblici pascolavano pecore e vacche denutrite, sfuggite alle bombe e alle razzie delle campagne. Nonostante la dichiarazione di città aperta, le truppe tedesche si accampavano intorno all'abitato, correndo le vie consolari col fracasso dei loro carriaggi. E la nube disastrosa dei bombardamenti, che attraversava di continuo tutto il territorio provinciale, calava sulla città un tendone di pestilenza e di terremoto. I vetri delle case tremavano giorno e notte, le sirene fischiavano, squadre aeree si scontravano in cielo fra razzi giallastri, e ogni tanto in qualche strada di periferia dirompeva con un tuono il polverone della rovina. Certe famiglie impaurite avevano preso dimora nei rifugi antiaerei o nei sotterranei labirintici dei grandi monumenti, dove stagnava un odore di urina e di feci. Negli alberghi di lusso requisiti dai comandi del Reich e guardati da picchetti armati, si imbandivano cene strepitose dove lo spreco era ossessivo, fino all'indigestione e al vomito, e là dentro, alle tavole delle cene, si concertavano le stragi per l'indomani.
Il comandante si faceva chiamare re di Roma, si riferisce a Maltzer, di cui anche Katz ci dà appunto una grande descrizione, era un mangione e un beone coatto. E l'alcol serviva come eccitante e narcotico usuale agli occupanti, sia nel quartier generale come alla base. In qualche via secondaria appartata della città si notava qualche palazzetto o villetta di stile medio borghese. Quindi abbiamo visto questa Roma oppressa sia dai bombardamenti alleati sia dalla repressione nazista. Vediamo la descrizione. Quella noi vediamo nell'acquartieramento tedesco, quello di Via Veneto. Ora vediamo Via Tasso, le pensioni oltremare Iaccarino della Banda Koch, ovvero queste villette stile medio borghese con file di finestre recentemente murate su vari piani. Erano vecchie sedi di ufficio o pensioni di famiglia, presentemente adibite dalle pulizie degli occupanti a camere di tortura. Là dentro tutti gli sventurati infetti dal vizio della morte trovavano impiego, a somiglianza del loro Führer, padroni infine di corpi viventi e inermi per le loro pratiche perverse. Da quegli interni fuoriusciva spesso di giorno e di notte uno strepito assordante di musichette e canzonette di grammofono a pieno volume. E poi racconta la paura dei rastrellamenti, dove, come spesso vi racconto, spesso l'uomo quando usciva la mattina non sapeva se rientrava la sera, perché venivano chiuse le strade, venivano rastrellate le strade, i tram. Nessuna norma limitava questa caccia perpetua e senza preavviso, in cui l'arbitrio dei padroni era totale. Spesso un intero isolato quartiere veniva sbarrato all'improvviso da cordoni di truppe, con l'ordine di razziare dentro quel circuito tutti i maschi dai 16 ai 60 anni, per deportarli nel Reich a valori forzati. E quindi, vedete, sono all'ordine del giorno queste notizie delle retate, delle sevizie, dei macelli, come si sapeva, e qui, oddio, sono persa, ho perso, ok, e dove c'è un riferimento alle fosse ardeatine, perché dice come si sapeva che appena fuori dalla cinta delle mura, malamente sepolti in fosse e cave minate, stavano buttati a decomporsi corpi senza numero, talora accumulati a decine e centinaia, così come erano stati massacrati in comune uno sull'altro. Dei comunicati di poche righe, senza spiegazione, partecipavano la data del loro decesso, ma non il luogo della sepoltura. E quindi questa è questa Roma occupata, dove poi nelle borgate, nelle baracche, nelle grotte, nasce anche questo movimento resistenziale, ma è una città, vediamo, quindi bombardata, oppressa dai tedeschi, affamata, piena di sfollati, dove il grande problema quotidiano era quello della fame. E quindi, vedete, descrive queste lunghe file. Diciamo, per la riscossione, no, delle razioni della tessera annonaria, ci racconta della borsa nera a Tordinona, del mercato nero a Tordinona. Qui vedete c'è l'immagine di questa madre, no, iduzza, disperata, che pur di dar mangiare al proprio figlio, e a un certo punto commette di media un furto al giorno, stava sempre di guardia con una borsaiola, pronta alla prima occasione di arraffare. Perfino al mercato nero di Tordinona, dove i mercanti vigilavano peggio dei mastini, con la sua destrezza incredibile riuscì a predare un pacchetto di sale, che a casa poi spartì con Filomena in cambio della polenta bianca. D'un tratto era caduta in una depravazione senza scrupoli, fosse stata meno vecchia e brutta, si sarebbe magari buttata al marciapiede come Santina. E una disperazione che la porta anche agli assalti ai forni. E qua c'è una descrizione favolosa degli assalti ai forni, dove appunto ci racconta proprio le dinamiche, no? In cui si girava la voce di un forno dove c'era la farina e veniva assaltata da questi crocicchi di donne. Ora, signo, faccia presto, stasera se magna, ripigliamosi la roba nostra, ce la devono dare da la roba nostra, sti ladri. La voce già si spargeva, altre donne uscivano veloci dai portoni e sulla traccia della farina versata tutte si imbrancarono di corsa e ida con loro. Non c'erano da fare che pochi metri. A mezza strada, fra via di Porta Labicana e lo scalo merci, c'era un camion tedesco fermo, giù dal quale un milite del Reich teneva testa sbraitando ad una folla di donne del popolo. Evidentemente colui non usava metter mano alla pistola che portava al cinturone per timore di venire linciato sul posto.
e alcune delle donne con l'ardimento supremo della fame si erano arrampicate addirittura sul camion carico di sacchi di farina e fatti dei tagli nei sacchi se ne versavano il pieno dentro le gonne e le sporte e qualsiasi altro recipiente si fossero trovate a portare. E quindi vedete questa dinamica che ci viene raccontata in questa sorta di sbronza collettiva, ci viene raccontata anche da Roma Città Aperta. Io credo che la storia del Savonante e Roma Città Aperta sono le due opere artistiche che meglio ci raccontano la storia di quel momento. E con i vari episodi, l'episodio dell'assalto ai porti della storia del Savonante va a finire a buon fine, non muore nessuno, però in realtà Roma ci racconta che altre finirono male, come la lapide al ponte dell'Industria, dove vennero uccise il 7 aprile 1944 10 donne che si erano macchiate appunto dell'assalto al forno Tesei, che era un forno lì vicino. Il 2 maggio del 1944, quando Caterina Martinelli venne colpita alle spalle durante un assalto al forno, come vedete, per cercare il pane per i suoi figli. E poi c'è anche la liberazione con questo momento di festa. Ma passiamo proprio agli ultimi luoghi della storia, ovviamente Rione Testaccio, che abbiamo visto lei conosceva benissimo, visto che c'era cresciuta, e che ci descrive sia negli ambienti interni, questo è appunto l'appartamento in via Mastro Giorgio, dove lei prende in affitto la camera della famiglia Marrocco, abbiamo visto, e poi dopo la guerra praticamente lei si trasferisce in una casa tutta sua a via Bodoni, dove vedete la nuova casa via Bodoni, dove Ida e Giuseppe si erano trasferiti in primavera, si componeva di due stanze, delle quali una assai piccola, poco meno di un bugigattolo. In più c'era l'ingresso, un vano buio senza fine, a sinistra del quale si apriva il cesso, che era alquanto minuscolo e sfornito di lavandino. La cucina stava invece sulla destra, al termine di un breve corridoio, dava con la finestra sul cortile a pari della stanzuccia, mentre che dalla stanza più grande si vedeva la piazza di Santa Maria Liberatrice. E in questa piazza si ergeva una chiesa adorna di certi mosaici, che sono questi qui sulla facciata, vedete in foto, che Ida, secondo il suo gusto, giudicava belli per il fatto che alla luce si illuminavano d'oro. E accanto c'era anche la scuola dove Iduzza appunto insegnava. E poi ci dice anche, no, che questi caseggiati li ricordavano molto quelli di San Lorenzo, non a caso sono appunto i due rioni operai che sorgono anche in un periodo piuttosto parallelo. E Testaccio, che è il luogo di scorribande di Giuseppe con il suo cane Bella, scorribande che arrivano fino al Portuense. E qui vediamo, questi sono proprio gli ultimi due luoghi che vi descrivo, ma vediamo proprio un'incursione di El Savonante nei luoghi pasoliniani. L'abbiamo già visto con Pietralata, qui lo vediamo nella Baraccopoli, nella zona Portuense, siamo intorno alla stazione Trastevere, e quindi le ambientazioni, le baracche, anche questo mondo che vive questi luoghi, no? È proprio pasoliniana per eccellenza. Quindi c'è Santina, questa prostituta, la vecchia zoccola guidava questo cliente inaspettato al proprio terraneo sui margini del Portuense, non molto distante da Porta Portese. Stava nel basso di una costruzione isolata in muratura, a due piani oltre al piano terra, in fondo a un terreno vago e senza selci, di là da certe baracche con gli occhi. Con gli orti. Ci si entrava direttamente dalla strada per uno sciolo senza targa né campanello e l'interno di una sola umida stanzuccia dava per un lato su una sorta di monnezzaio visibile da un finestrino a grata che peraltro era sempre celato da una tenda. E poi racconta anche l'ambiente interno di questa baracca, che Santina, dopo l'omicidio da parte del suo magnaccia, praticamente questa baracca viene vissuta dal suo cliente, vero Davide Segre, che abbiamo già nominato. L'angusto aggruppamento di baracche presso la casa di Davide, che quindi è la stessa di Santina, ripeto, pareva un villaggio d'Africa spopolato. Le scarse erbe che vi si spuntavano di primavera fra i sassi e le immondezze erano ormai bruciate e mangiate dalla polvere e dalle immondezze saliva l'odore dolciastro della composizione. Quindi vedete questo ambiente di abbandono, di immondizia, di emarginazione e di disagio. Come pasoliniano anche invece l'incursione al Tevere, in questo Tevere vedete
lontano dal Tevere, quello ingabbiato nei muraglioni, e il Tevere verso la Basilica di San Paolo, verso il Marconi, dove praticamente era, vedete, correva fra i prati senza muraglie né parapetti e rifletteva i colori naturali della campagna. Di là sull'altra riva si scorgevano ancora tra il verde poche baracche e casupole che via via si diradavano. Da questa parte non c'erano che prati accanniti senza nessuna costruzione umana. Nonostante la domenica il luogo era deserto, con la primavera appena agli inizi, specie di mattina, nessuno ancora di fatti frequentava queste rive. E sono le stesse rive che noi vedremo fra due incontri nei Ragazzi di Vita, come nei Ragazzi di Vita troviamo i bagni al Tevere e appunto di questi bulletti a malapena principianti, vedete, questa che invece Giuseppe vede, diciamo, questi pischelletti prima elementari che invece Giuseppe nella sua trasfigurazione vede come dei pirati. E oltretutto sono proprio chiari riferimenti proprio al mondo pasoliniano. C'è Scimò, questo ragazzino che a un certo punto che Giuseppe conosce, che lui a un certo punto abbandona, dice: io vado al cinema perché è un cliente. Quindi racconta proprio questo mondo torbido, vissuto anche non solo raccontato da Pasolini, ma vissuto in prima persona da Pasolini, anche questa figura di questo omosessuale che corrompe il ragazzino al cinema. Vediamo dei chiari riferimenti a Pasolini. Bene, chiudo, sto chiudendo, non vi preoccupate, però chiudo con il riferimento a la trasposizione cinematografica che è avvenuta a opera di Luigi Comencini nel 1986. In realtà Elsa Morante, da stranamente, i diritti per realizzare questo film, probabilmente perché lei era in clinica, che costava molto quella clinica, quindi probabilmente anche per una motivazione economica accondiscende. Ora, un film per la TV di 4 ore. Sebbene Luigi Comencini sia un regista bravissimo, sia bravissimo soprattutto proprio a raccontare il mondo infantile, però è un film che non convince del tutto, sia nella scelta di Claudia Cardinale, troppo bella e troppo giovane per rappresentare Iduzza, quindi poco corrispondente al personaggio di Iduzza, e poi va detto, vabbè, la storia è un magma, è una materia così complessa che, devo dire la verità, è molto... Secondo me era un'opera ardua, se non impossibile, trasporla su pellicola. Vedremo cosa farà Francesca Archibugi perché, notizia abbastanza recente, qualche mese fa, nel 2022, sono iniziate le riprese di una nuova trasposizione cinematografica dove vedete Iduzza, interpretata da Jasmine Trinca. Non so quando uscirà. Rimanete allertati. Ma io devo chiudere per forza, non posso. Allora, devo per forza. Allora, io avevo preparato 2 pagine e mezzo di questa storia. Non vi preoccupate, la sintetizzo. Però dovete sapere una cosa: che la storia è stato uno dei casi editoriali più discussi della storia della letteratura italiana, se non mondiale. Quando uscì la storia, si aprì un dibattito infervorato che durò quasi un anno. E fate conto. Praticamente, fate conto, è stata raccolta l'antologia, c'è cioè una vera e propria storia critica della storia e tutta l'antologia è stata raccolta da questo volume di pochi anni fa, pensate sono 1000 pagine, quindi rendetevi conto di quanto è stato scritto contro e pro la storia. E quali sono le motivazioni di questo grande dibattito in campo culturale su questo romanzo? Innanzitutto lo straordinario consenso di pubblico, pensate che appena uscito vendette 600.000 copie. Fate conto che l'orizzonte non si superavano mai le 100.000 copie. Manzogna Sortilegio, i primi mesi vendette 3.500 copie. In un anno vendette 1 milione di copie. Questo fa favorito dalla scelta, dalla decisione di Elsa Morante di pubblicare, su questo insistette e Einaudi accettò alla fine di pubblicare il romanzo in edizione economica, che è un'edizione che no, viene pubblicata diciamo successivamente al prezzo di 2000 lire per un motivo, perché lei voleva che la sua opera fosse accessibile a tutti, tant'è che dedica questo romanzo citando questo poeta peruviano Cesar Vallejo a pone nel alfabeto a chi ne scrivo, ovvero all'analfabeto a cui scrivo. Quindi
E quindi è un romanzo che nasce popolare sin dalle intenzioni. E questo fece sì che appunto ebbe un enorme successo di pubblico. Il problema è che più cresceva di successo e più le recensioni che all'inizio erano positive si tramutarono spesso negli stessi autori, negli stessi critici, in recensioni negative. E poi per capire anche no, tutta questa querela, non bisogna ricordare anche il periodo storico caldo in cui esce la storia. Il 74 è l'anno del referendum sul divorzio, la comparsa delle Brigate Rosse con il rapimento del giudice Mario Sossi, le stragi di Brescia, dell'Italicum, la crisi petrolifera, la guerra in Vietnam, tutta una mobilitazione, manifestazioni contro la violenza, lo sfruttamento, quindi era veramente caldo. Ora, come vi dicevo, la storia critica immensa, volendo sintetizzare, diciamo che diciamo, sulla storia è stato detto tutto e il contrario di tutto. Sintetizzando, contro la storia è stata mossa sia un'accusa letteraria che un'accusa politica. L'accusa letteraria criticava l'Elsa Morante per aver scelto un romanzo popolare ottocentesco, quindi piuttosto retrò rispetto no, alle nuove avanguardie che avevano destrutturato tutte le strutture narrative, quindi col narratore esterno onnisciente, ripresa di moduli ottocenteschi, e quindi diciamo, diceva il romanzo così non è più credibile. Poi veniva criticato questo sentimentalismo de amicisiano, ci siamo commossi tutti a leggere questo libro, no? Questa volontà di intenerire, di commuovere, anche questa vista fuori tempo. Viene criticato il linguaggio da Asor Rosa in poi, praticamente viene criticato questo linguaggio troppo comune e accessibile a tutti, quindi che non lasciava spazio e marginalità al lettore di una propria autonomia di interpretazione. Ma vediamo che il linguaggio non è una scelta, no? Abbiamo visto di accessibilità per il pubblico. Oltre viene accusata anche di aver fatto un'abile co operazione commerciale con questa storia dell'edizione economica, anche se questa bisogna dire forse è l'accusa più infondata che si possa fare a Elsa Morante, perché abbiamo visto che le esperienze letterarie della Morante sono sempre dettate da spinte emotive, mai quello che ha fatto nella sua vita è stata dettata alla ricerca del successo o del denaro. Poi c'è un'accusa politica, perché avete visto, allora innanzitutto sceglie una tematica di stampo neorealistico fuori tempo, andando a ripescare avvenimenti di 30 anni prima, ma soprattutto quello che viene criticato poi dal marxismo è questa visione totalmente anarchica e pessimista che lei ci dà della storia, no? Questa storia senza spiragli, che cozzava invece col materialismo storico marxista, dove la storia veniva vista come progresso, il popolo era un soggetto attivo, un padrone del proprio futuro, che combatteva per il progresso, e invece cozzava, invece vedete, no? Questa immagine degli umili oppressi dalla storia e da un orizzonte dal quale non si esce. E quindi anche qua si aprono tutte, viene accusata di elegia della rassegnazione. Rossana Rossanda, cioè, questa è famosa, sta recensione, dice: vender patate è meglio che vender disperazione. Poi c'è chi appunto si difende Elsa Morante dicendo, ad esempio, Rina Gagliardi, queste sono critiche che escono articoli che escono sul manifesto. La Morante non è marxista, e allora? Oppure qui Grazia Gaspari che dice, no, accusa quelli che lei definisce geometri nel marxismo. Da una parte questi signori che misurano con il righello quanto marxismo c'è in un'opera d'arte e dall'altra i verdurini del marxismo, quelli per cui un libro per il semplice fatto di essere scritto in maniera semplice fa schifo. Poi ci sono tantissime critiche, è stata definita, diciamo, figlia dei Manzoni, riferimenti a Verghe Veristi, il filone italiano degli umili dell'Ottocento al neorealismo, un romanzo pascoliano, un romanzo decadente. Bah, io ve ne cito solo uno, quello forse più eclatante, che è quello di Pierpaolo Pasolini. Ora fate conto, Pierpaolo Pasolini scrive una critica talmente lunga che praticamente la deve pubblicare in due uscite diverse. Gliene dice tantissimo, dice che praticamente, volendo un po' sintetizzare i vari punti, era un romanzo gigantesco e sproporzionato,
un'opera troppo grande per le intenzioni dell'autrice, e le dice non ha meditato abbastanza sul suo progetto narrativo, dice un romanzo spezzettato in tre romanzi, il primo riuscito, gli altri due un po' meno, la critica per l'uso sbagliato che fa del dialetto romanesco, la critica per l'uso di queste ambientazioni popolari, di non mostrare amore verso questi umili che lei racconta. Beh, bisogna dire che c'è talmente tanto astio nelle parole di Pierpaolo Pasolini che viene da pensare che la sua critica non ha solo una natura squisitamente letteraria, ma forse anche personale. Un po' perché probabilmente il Samorante, no, è entrata un po' nel suo campo di azione, nel campo di azione della sua letteratura, della sua arte, un po' perché forse anche suggestionato, no, da quella rottura a livello personale che aveva avuto qualche anno prima con l'amica. Concludo. Vi libero, vi libero. Concludo con questo appello che esce nell'ottobre del 74 su Fiera Letteraria, che dice: facciamo il punto su Elsa Morante. La storia è o non è un capolavoro? Invitando vari critici a rispondere a questa domanda. Vi cito la risposta solo che fa Giorgio Petrocchi, che dice: aspettiamo 10 anni, perché sono 10 anni il tempo di una generazione culturale per dare una risposta definitiva e per verificare gli effetti di questo romanzo, appunto su questa generazione. Ora, io questo quesito lo rigiro a voi, se è rimasto qualcuno, volete dire la vostra. Ora che sono passati 50 anni e non 10, e ora che io l'ho riletto per la quarta volta qualche giorno fa, io mi sento dire, la mia risposta è questa, mi sento di dire che una rilettura di quest'opera, oltre al piacere che suscita la capacità narrativa del Samorante, aiuta a capire la realtà del nostro tempo e lo aiuta a capire, quindi è estremamente attuale, grazie a quella lungimirante visione che Elsa Morante ha di condanna verso qualsiasi potere al di là di qualsiasi ideologia. E quindi, beh, per me sì, la storia è un capolavoro, perlomeno per quel tanto che sono capolavori i grandi classici. E con questo concludo, vi ringrazio e vi saluto con questa suggestione, va? Questa foto che è stato uno dei momenti più emozionanti del mio 2022, Palazzo d'Avalos Belvedere, mentre leggevo il finale dell'Isola di Arturo a Procida. Grazie mille. Io interrompo la condivisione. Avevo detto. Grazie Ma siete. a te, Sì, a Gabriella. te, interessantissimo, veramente Molto bello. molto, molto, molto Piace, io non ho interessante. saputo tagliare più di questo, ma c'erano troppe cose da dire. No, no, Però ci ha spero. fatto piacere ascoltarle. Vi ringrazio. E non so se potete dire qualcosa, se ho avuto ancora la lucidità di dire qualcosa. Però immagino che a molti di voi, già come l'avete detto prima del talk, vi è piaciuto questo romanzo. Non so se lo consideriamo un capolavoro o meno. Io personalmente sì, lo considero un capolavoro, non sono una critica letteraria, però alcune delle considerazioni che fa Pasolini non le condivido, per esempio questo discorso per cui non ci sarebbe amore per gli umili in quella storia, in realtà io ce n'ho trovato tantissimo, insomma. Poi anche l'aspetto legato, cioè le critiche del tempo secondo me erano molto legate al tempo, cioè la letteratura. Quest'idea che la letteratura debba essere, cioè si è raggiunto un livello, un modo di scrivere, si debba mantenere quel modo di scrivere e non si possa magari tornare indietro felicemente al romanzo ottocentesco, mi sembra un po' limitativo, insomma. Forse che non tutti lo sanno fare questo, quindi, e anche all'epoca immagino che non tutti sapessero farlo. Quindi non so, mi sembra molto poco generoso, ci vedo molta critica appunto anche nella critica letteraria, secondo me molto di politico, anche nella Ideologica. critica vedo molto, molto di politico, perché in quel periodo ci stava, però insomma secondo me effettivamente dopo 50 anni penso che immagino che ci siano delle critiche ben diverse, insomma io lo trovo un capolavoro, l'ho amato molto. Forse perché anche a me piacciono i romanzi popolari, evidentemente, insomma, però ce l'ho visto molto.
E poi in realtà questa però è divertente vedere poi quanto un legame di amicizia così profonda significhi una reciproca un reciproco condizionamento probabilmente e anche un po' una reciproca non lo so, invidia, non so come definirla, perché questa sensazione di Pasolini, secondo me, del sentirsi defraudato dei suoi luoghi, dei suoi temi, delle sue, cioè, sa tanto un po' di rivalità tra amici barra colleghi, insomma, quindi, non lo so, è carino, è interessante da vedere, ma ci induce, secondo me, a contestualizzare la critica, ecco. Sì, io trovo il tuo giudizio tutti calzanti ed effettivamente, come dici, la critica risente troppo di questa cappa ideologica che poi era proprio tipica di quegli anni e quindi purtroppo sì, è stata, diciamo, è stata demolita soprattutto per quelle motivazioni, però appunto a distanza di anni vediamo, no, anche i meriti che ha avuto la storia, perché è vero, lei ha resuscitato il romanzo popolare, il romanzo storico ottocentesco. Ma ha avuto il merito innanzitutto proprio di riabilitarlo, quindi in un momento in cui si pensava che il romanzo fosse finito, che non avesse più futuro, invece lei l'ha reintrodotto, ricreando un nuovo filone, ma soprattutto appunto lei ripropone un modulo ottocentesco ma con una sensibilità totalmente novecentesca. Quindi sì, l'ha riabilitato sì, ma in una nuova modalità. Secondo me questa è una delle grandezze di Elsa Morante, che forse all'epoca, ovviamente erano queste intemperie anche avanguardistiche, non si riuscivano a cogliere. Sì, no, la storia secondo me ha subito sia questa cappa ideologica sia un po' di invidia, diciamo, forse il troppo successo anche il troppo successo forse anche dispiaceva. Poi su Pasolini, vabbè, io non ve l'ho letta tutta la critica, poi vabbè, magari ne parliamo con Ragazzi di Vita, però a volte e purtroppo Pasolini in certi momenti c'ha proprio delle cadute. Bene. Però sapere se è un capolavoro o no. Poi secondo me in realtà è appunto la prova del tempo. Se noi 50 anni dopo lo leggiamo ed è attuale, no? Io non lo so, quando porto le scolaresche glielo leggo, io lo invito sempre a leggere, dicono spaventatevi per la mole, perché in realtà c'è, cioè, anche calato in un momento che magari loro vivono, no? Ora sentono della guerra in Ucraina, dei bombardamenti, è sempre questa storia che ritorna e opprime sempre gli umili, Ma quindi poi le descrizioni che fa, che sono così precise, no? Dei luoghi, sono particolarissime, poi da fonti documentate, quindi c'è questo doppio binario che è importante, una novità, è bello, insomma, infatti io come. ci ho dedicato una parte, non so se mi sono dilungata troppo, però ci tenevo molto a sottolineare, vedete, tutto l'impianto del romanzo ha un Infatti, supporto documentaristico impressionante. Questo importantissimo. spiega anche perché poi ci mette 3-4 anni a scriverlo, no? Perché anche nel creare i personaggi, ma in questo caso anche creare tutta la documentazione storica, e c'era un'attenzione spasmodica, ossessiva quasi, e che però dà anche un altro valore al romanzo. Un altro peso, un altro taglio proprio, come. Viene usato anche come documento storico, quindi Certo. trovo Bene. più normale che ci vogliano 4 anni a scrivere un libro piuttosto magari quando vedi questi libri che No. escono uno l'anno velocemente, Sì, questo sì. soprattutto E una infatti persona poi che fa diciamo investire anche. costanti eventi storici, Sì. insomma, Poi il quindi. parallelismo infatti con Moravia spesso impietoso, no? Vediamo, quello ne sfornava uno all'anno, però infatti io quando parlo di Moravia, anche a casa Moravia, diciamo, Moravia ormai è dimenticato e forse lui paga il fatto un po' del troppo successo in vita, però anche il fatto di aver sfornato anche troppi romanzi, no? Di aver avuto questa accusa implicita di essere un po' anche troppo commerciale, diciamo. Invece, vabbè, credo uno dei valori del Samorante, appunto, no? Questa gestazione, questo romanzo, sono proprio pezzi di vita. Secondo me per questo la rendono unica, no? Al di là del bene e del male. Bene, vi ringrazio, sono un sacco contenta Arrivederci. perché io la storia del Samorante ci tenevo proprio tanto, tanto, tanto. E chissà se non farò qualcos'altro anche sul Samorante, vedremo. Diciamo, mi gira qualcosa sull'isola di Arturo, che è Va bene, ancora più bello della storia del Samorante. benvenuta, Ora, se sarà non l'avete benvenuta. letto, se vi è piaciuta la storia, l'isola di Arturo vi piacerà 1.000 volte di più. Bene, Bene, grazie ok, mille. arrivederci.
Grazie a tutti. Grazie, grazie, grazie. Ciao a tutti. Buona serata. Ciao, arrivederci. Ciao. Ciao, ciao, ciao.